E quello che state ascoltando? Fumble! Fumble! Il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. Yeah! Oh! ovviamente, come avete intuito, giochiamo ancora alla Leggenda dei Cinque Anelli anche questa sera. Potreste averlo intuito dalla musica giapponese che sentite in sottofondo, dal titolo giapponese della puntata o dal fatto che abbiamo scritto che giochiamo alla Leggenda dei Cinque Anelli. Pensavo fosse sardo. No, non è sardo, è solo giapponese. Ecco. E, è la maschera della fortuna. Prima. La maschera della fortuna, grazie. Ci siamo, scusate. Se ci state ascoltando in diretta vuol dire che avete letto quello che abbiamo scritto, avete seguito Fumble nei giorni scorsi e sapete che non andiamo più in onda il giovedì, ma il venerdì. E andremo sempre in onda il giovedì e oggi. Non il venerdì. Sì, è già venerdì, di già. Di già. Di già, di già sì. Era tanto. Andremo sempre in onda il venerdì e non il giovedì. Sì, yeah. Che è esattamente il contrario di quello che io ho appena detto. Appena volevo vedere se eri attento. Non hai fatto fumble. Bravo Gianni che sei attento. quindi se ci state ascoltando siete come Gianni, siete attenti e non vi siete fatti cogliere all'improvviso da questo cambio di giornata. In realtà un mezzo ritorno alle origini, anche se avevamo iniziato di mercoledì. Quanto tempo fa? 5 anni e mezzo. Eh sì. Quasi 6. Cosa importante, questo venerdì non è ancora il Black Friday, ma settimana prossima ci sarà il Black Friday. E il Black Friday io vi consiglio, se non avete ancora comprato Clotos e Gattai, di fare un giro sul sito di Fumble, fumblegdr.it/shop, perché potreste trovare tipo un bundle. Esatto. Per dire. Per dirla, per così. Dirla così. Per dirla così. Se non sapete cosa sono Clotos e Gattai, avete due modi per scoprirne un po' di più. Uno, andare sul sito e guardare che cosa c'è scritto di Clotos e Gattai. Due, andare anche ad ascoltare le puntate di Clotos e Gattai che abbiamo fatto, che trovate su fumblegdr.it. Oh, yes. C'è anche il video, ovviamente. Se siete tra quelli che hanno comprato il manuale a Lucca e non hanno ancora ricevuto il PDF, vuol dire che non avete ricevuto la mail con le istruzioni per scaricare il PDF, quindi scriveteci a shop@fumblegdr.it. Detto questo, lascio che qualcuno di voi faccia il riassunto, tipo Gianni che è l'unico che non sta scrivendo sulla yes. scheda. Allora, settimana scorsa ci siamo trovati... nella scorsa puntata nella cittadina di Kotaro, che è un porto fluviale al crocevia, in cui avevamo intuito sarebbero potuti passare il Mao e il suo manipolo, sfruttando il diversivo creato dagli eserciti in movimento. All'interno di questa città abbiamo cominciato a pensare a come poterli intrappolare per attaccarli meglio. Contemporaneamente però Kitsune ha avuto la pensata di perché non far arrivare un esercito amico e quindi giocare un po' più facile. Diciamo che non era proprio così la pensata di Kitsune, ma quello è stato il risultato, quindi quello è quello che conta. Mm-hmm. Esatto. nobilitando il pensiero di Kitsune, quindi... Grazie. Prego. Si fa una volata allegra verso le terre della Gru, che sono sostanzialmente il clan più vicino alla città di Kotaro, e arrivato dal papà di Kakita, la pensata è partita dal fatto che Kakita non fosse davvero un Ronin, cioè Kakita si è auto-intitolato del titolo di Ronin, ma nessuno l'ha cacciato di casa sua, e quindi non è un Ronin, ma è ancora un samurai, anche se lui non lo riconosce. Per la sua famiglia. Per la sua famiglia, chiaramente. E quindi, giustamente, Kitsune va verso la terra del papà di Kakita, che è il Daimyo, per convincerlo a mettere in movimento in esercito per ricongiungersi a suo figlio, cosa che naturalmente comporterà per il povero Kitsune un po' di problemi, perché a casa del papà di Kakita c'è ospite un altro papà. Maledetti cani. Al raduno dei papà. Meglio ora che durante il combattimento. Beh, quello senza dubbio. Kitsune incontra papà suo,
con il quale ha un interessantissimo dialogo da volpe a volpe. Contemporaneamente, nel frattempo Kitsune ha meditato di entrare a far parte del clan dell'unicorno, nel frattempo. Esatto. Condividendo molte delle... Esattamente, perché sulla strada incontra un unicorno che, affascinato dalle sue avventure, gli regala un passaggio a cavallo e poi incredibilmente gli regala pure il cavallo. Nel frattempo, in città si consuma sostanzialmente un altro passo verso il ritorno di Kakita a fare il samurai, perché naturalmente il gruppo aveva portato, i lupi avevano portato la spada forgiata con il sangue di Izawa. Pace all'anima sua. Pace all'anima sua. E naturalmente incaricano Kakita di essere il portatore della spada, nonché colui che è più abile per poter riuscire a uccidere il Mao. Kakita è reticente, e allora Ide e Kakita si affrontano a duello. Chi vince decide il destino dell'altro, sostanzialmente. Kakita, diciamo che lascia in un certo senso l'iniziativa a Ida. Ida trova il colpo di fortuna barra di bravura e alla fine vince il duello. Vincendo il duello, Kakita accetta la spada e poi naturalmente sotto sotto è anche abbastanza felice, perché maneggia la spada forgiata da un, da, diciamo, il forgiatore di spade più famoso dell'impero. E quindi con l'assenso a partire da parte del papà di Kakita verso il con un esercito verso la città, ma sapendo che l'esercito non sarebbe mai arrivato in tempo, no, per intrappolare il Mao e i suoi seguaci nella città, il gruppo lascia detto dove si trova, istruisce un manipolo di uomini della Mantide presso la città per indirizzare il Mao e i suoi seguaci verso i territori della Gru all'inseguimento dei lupi, contemporaneamente dicendo che se riescono a eliminarne qualcuno tanto meglio. E quindi i nostri cominciano... C'è il bonus a fine mese. Esatto. C'è il bonus a fine mese. I nostri cominciano a dirigere verso i territori della Gru, andando incontro a Kitsune e all'esercito della Gru che sta scendendo verso la città di Kotaro. Che però voi non sapete, in teoria, che sta arrivando tu non sai che loro lo sanno, certo, ma però... loro lo sanno. Ah, perché hanno sentito. Hanno la conchiglia magica. Esatto, la conchiglia magica di Wow ci permette di... Che gli dèi credono nella nostra fortuna, ma sanno di Kitsune. Esatto. In realtà era tutto programmato. Assolutamente. Lo sapevano, eccoci, perfettamente. Ed eccoci quindi all'intreccio di oggi. Io, come ti ho detto, fuori onda, dalla partenza mi tolgo un incantesimo, praticamente per tipo, tranne del vuoto, per sembrare, farmi aiutare dagli spiriti ad andare a cavallo in maniera maestosa. Ok. Ok, chiaramente io gliel'ho buttata lì in qualche parte durante il viaggio, che tanto ci vorrà un paio di giorni, no? Con tutto l'esercito. Sì, allora non viene tutto un esercito, comunque viene un manipolo di soldati scelti. Ok, comunque è un... è diverso. Sì, però rallenta un po' rispetto a chiaramente, anche sì, perché loro non hanno il cavallo. Tutti? Non tutti, adesso che iniziamo la sessione te lo racconto, ma... Vabbè, io voglio sembrare maestoso e gli ho detto gli ho proposto al Demio, se vuole, in maniera abbastanza ribelle, così, vuoi provare le prezze di volare? E poi sono andati avanti, quindi non lo so. In realtà, come dicevo, quando partite dal palazzo della Gru, il Daimyo ha il suo cavallo. E questo lo sapevi. Sta, sì, me l'aveva detto. Perché io avevo provato a dare il mio, ma... Esattamente. E vedi che, in maniera abbastanza inaspettata... I samurai della Gru non hanno tutti dei cavalli, ma hanno evidentemente, dato che sono uno dei clan più ricchi, comprato dal clan degli unicorni abbastanza cavalli e abbastanza carri da trasportare le truppe, almeno un numero così esiguo di soldati, abbastanza velocemente. Quindi sono tre carri, che comunque permettono di andare molto più veloce di quanto avreste potuto fare a piedi. E mio padre non viene. No, tuo padre assolutamente. Lui non ha mai preso in mano una spada in vita sua, se non per allenamento. Ok. O per venderla. O per venderla, ma in quel caso. Lui è fallito. Non doveva essere nella volpe, doveva essere nella mantide, io nell'unicorno. E invece siete tutti e due nella volpe.
Voi invece che siete partiti da Kotaro verso nord, vedete che la campagna intorno alla città è assolutamente ignara, ovviamente, di qualsiasi cosa sta succedendo. Qualcuno ogni tanto per strada racconta di aver sentito che suo cugino ha visto dei soldati del granchio andare verso nord, ma cosa dici? Sono solo dicerie, è impossibile, eh? Voi ovviamente sapete che è tutto assolutamente vero. Però la notizia della guerra non è una cosa che abbia né turbato né raggiunto le orecchie del popolo di Rokugan per ora. Ok. Non sai se tuo padre abbia volontariamente scelto di mantenere il profilo più basso possibile mentre spostavano le truppe, se semplicemente siate così lontani dall'altro lato di Rokugan da non avere ancora giunto voci da questa zona, aver sentito nulla. Sta di fatto che il primo giorno di viaggio è tutto molto tranquillo e anche Akuseki è tornato ad essere l'Akuseki che conoscevate, quindi scanzonato, allegro, non avendo più il peso della spada appresso, si permette nuovamente di essere se stesso. Volete fare qualche cosa durante la strada? L'unica cosa magari ogni tanto vedere se ci seguono. Se qualcuno ci segue, rallentare il passo, fare delle deviazioni leggermente inopportune. No, ci devono seguire, quindi calchiamo gli indizi che siamo passati di lì. Allora, innanzitutto serviranno dei dadi, quindi Gianni ti chiederei di prendere i dadi da 10. No, quello sotto, quello. No, no, no. Sono mesi che non cambio più i cassetti, non lamentatevi. No, infatti. Che cambio le cose così. Lì abbiamo sempre la locanda in fiamme perché ci ricordiamo che prima o poi succederà. E questi erano dei dadi. Il divin rumore. Questi uccidono la gente, li mettiamo via. Esatto. Allora, per vedere se siete seguiti, fate o una prova di caccia o di difesa. Difesa, assolutamente. Mi sembra che siano comunque abbastanza in trattative con quelli dell'unicorno, quelli della gru, no? Cioè ci hanno avuto svariati contatti. Allora, sai che ufficialmente li disprezzano perché sono tutto ciò che loro non sono. Sono rozzi, sono stati fuori da Rokugan, si sono immondati con i Gaijin, però hanno delle cose che loro non hanno e ne capiscono il valore. Però se gli chiedo come di fargli spiegarmi durante il viaggio come funzionano quelle cose che ho trovato nella bisaccia, me lo sanno spiegare? O devo andare io a tentativi? È possibile, però non sei sicuro. Cioè la base è proprio quella che è... fine. Intanto di che cosa hai trovato sul cavallo che ti è stato così gentilmente regalato. E allora, allora lo scoprirai solo poi. Un bazooka. Esatto. Diciamo che il principio di base lo so. Il principio di base lo sai. Ok. Da lì a sapere esattamente come si usano... che se cosa succede se ci sparo il mio raggio sopra. Sai anche probabilmente cosa succede se sbagli ad usare questa roba. E non è buono. Ok, ma se io sparo il mio raggio sopra non dovrebbero esserci problemi. Ma non sai esattamente quale sia il raggio d'azione. Ah, chiaro, ok. Ok. 22 del cavallo. Ah, no. 22? 33. Non vi stanno seguendo da vicino, perlomeno. Quindi non c'è qualcuno qualche centinaio di metri indietro che vi sta seguendo, che vedete sempre all'orizzonte. Ok. Se vi stanno effettivamente seguendo come sperate, si stanno o tenendo lontani più di quanto sia necessario per farsi vedere, o forse sono molto più indietro di quanto avevate calcolato. Ok. Però potete lasciare ovviamente tutti i segni più evidenti che volete del vostro passaggio. Beh, io qualche segno lo lascerei. Dovessero sbagliarsi. Beh, credo che basti semplicemente camminare lungo la strada. Cosa, scusa? Io lascerei qualche segno. Che te? Beh, Akuseki... Mastico una lice secca.
Akuseki è probabilmente il... Li vuoi uccidere con l'alito? Tu tiri con l'arco, sei a troppa distanza. Akuseki è probabilmente il più adatto a lasciare dei segni per farvi seguire, perché se c'è qualcuno in grado di far vedere e nascondere la sua presenza, certo, è lui, è bravissimo. No, ero bello, è con una specie. Sì, infatti glielo dico. E... Lui passa infatti molto tempo del vostro viaggio a parlare con tutti quelli che incontrate per strada, specie quelli che vengono in senso contrario o quelli che trovate fermi in qualche locanda lungo la strada, e si ferma a parlare con tutti, piuttosto vi lascia andare avanti lasciando l'impressione. Giusto, l'impressione, ricordo. Sì, giusto. Bravo Akuseki. Akuseki sul lavoro, cazzo. Non proprio, però è più un hobby quello di Akuseki. Esatto, lavoro un altro. All'inizio del secondo giorno vedete in lontananza un po' di polverone sollevarsi dalla strada nella direzione in cui state andando. Ok, quindi dobbiamo accelerare il passo. È una cosa abbastanza inconsueta in realtà, perché non ci sono così tanti cavalli che attraversano Rokugan da rendere normale un polverone lungo la strada. Però voi che sapete cosa sta succedendo potete immaginare. Acceleriamo o facciamo una piccola deviazione come se lo volessimo evitare? Ah, perché no? A cos'è che dice? A Kuseki vi dice: perché dovremmo cambiare strada e far finta di voler evitare? Pensavo più a tirarli in una trappola. Kuseki, scusami, ho pensato al contrario. Perché dovremmo tirarli in una trappola? Per renderli sicuri che questa è la strada giusta dove stiamo andando, perché vogliamo evitare quello che potrebbe... Il polverone? Sì, lo so, è per noi, è quello di Kitsune, immagino. Ok, e quindi perché dovremmo attirare in trappola Kitsune? Non che la cosa mi dispiace, chiaramente, però... Niente, forse sto pensando troppo, niente. Non ne capisco il senso. No, andiamogli incontro e basta. Sto pensando troppo. Esatto. No, beh, possiamo nasconderci, fare uno scherzo a Kitsune, se lo meriterebbe. Ah, proviamo lì. Credo sia il caso di fare uno scherzone. Magari acceleriamo un po' il passo, che dite? Sì, meglio. E quando dici con quello della gru, Kakita da dietro ti dice... Cosa? La Lorenzata! Eh sì, l'ho fatta. Però hai percezione a Kakita se l'ha sentito? No, l'ha sentito, è l'effetto cocktail party. Sì, no, poi cazzo l'ho perché ha sentito Gru? Ha sentito Gru. Allora ha sentito solo Gru, di qualcos'altro. Infatti! No, perché cioè tutto quel polverone sembra uno stormo di Gru che si sta sollevando. Mentire. Bella bestia, arrivo da dietro. Ecco, appunto. Mentire. Esatto. Vai, ma sarà una prova contrapposta. Va bene. Sarà. Ma dammi un lacrima. Qua c'è un 10, qua c'è un altro 10. Allora. Vediamo se bastano. 34, 20, 44, 50. Lucky. Ti ricordo che essendo un abile duellante è abituato a cogliere le sottili sfumature delle parole e delle azioni degli altri. Non è un buon tiro. Era un 5 o un 3? Mi sembra un 5. Forse va un po' meglio. 24. Intanto 34, saluterò quelli che ci stanno ascoltando, anche se 40, sono indietro 50, di episodi 60. E 60. Alcuni addirittura sono indietro di ben 26 episodi, credo, perché... Saluto Michela, che ha scritto un libro ambientato in una cosa simile a Rokugan. Vabbè. Che si chiama Akiko. Ah, ciao Michela, è la mia compagna di elementari. Davvero? Michela Tranquilli, sì. No, non tiro di Michela Cavalieri. Akiko, no, Kiko, quello lì giapponese della tipa. Sì. Ha disegnato l'illustratrice lei per la cosa. Per beh, ciao. Credo sia lei, o magari un'altra che lo sa. No, ma lì c'è scritto Michele.
Ah, Michele. Sopra. Ah, sopra. Ah, allora, okay, no, non Michele è lei. Però bravissimo, okay, uguale. Perché lì ho visto Michele. E si vede che ragazzi. Michele sono portate per scrivere al cose giapponese. Al giapponese. Sì. Evidentemente. 60. Ciao. Lui comincia a farfuriarlo. A indorargli un po' la cosa. Lui ti guarda per un attimo. Non mi hai convinto tantissimo. Comunque. 60 non è così tanto di più e hai dovuto usare Lucky per farlo. Beh, appunto, sono stato fortunato e l'ho convinto. Lo sai che se combattiamo oggi contro il coso tu quel Lucky non ce l'hai più, vero? Lo sai che è meglio usare il Lucky ora che sì, capite a fare retromarcia. Signori, che dite se allunghiamo il passo? Sì, sì, è il caso. Parto. Ok. È Kuseki che spinge anche il pianto da dietro. Ok. Allunghiamo un po' il passo. Modo da... E voi potete anche allungare il passo, però a un certo punto lo vedrà che è un... E allora prendiamo per l'erba alta, che gli ostacola la vista. In una pianura immagino tantissima erba alta. No, Kakita, quando arrivate a un 150 metri che capisce esattamente cosa sta succedendo, si andando? Ferma in mezzo alla strada. A 150 metri? Da voi. Ah, ok. Si ferma in mezzo alla strada, mette la mano sull'elsa della spada. La sfila dalla propria cintura, la appoggia per terra e si inginocchia in attesa. Io sono andato avanti. Tu vedi che lui è quasi arrivato praticamente da voi. Io ero davanti a chiacchierare. È praticamente da voi. E dietro vedi Kakita inginocchiato in mezzo alla strada, molto incazzato. Io sono... Ora il mazzo cai. Lui è maestoso. Io sono maestoso sul cavallo. E tra l'altro, vedi che tipo, tu, voi che mi conoscete un po' bene, vedi che a un certo punto quasi scivolo, ma c'è tipo qualcosa che mi risolleva sopra. È una macchina di Google, è diventata. Sì, sono diventato come sei, quei cose che si autostabilizzano, no? Il cavallo di Google. Vabbè, io guardo il daimyo che sarà lì di fianco. Prima arriva io poi... mi inchino davanti al dive. Io invece mi inginocchio accanto a Kakita. Buono, sono amici. Ivao-san. È un piacere. Molti anni che non ci vediamo. Vero? Moltissimi. È un piacere rincontrarla. Vorrei poter dire lo stesso. Questo è il papà di... di Kakita. Che è in full armatura di Kitsune. No, il papà di Kitsune non è neanche venuto. Te pare che stavo così. È vero, un po' meno maestro. Arrivavo 5 giorni prima, mi chiamo Favo da Bayushi. Devo fare una prova di cortigiano per salutarlo nel miglior modo possibile. Beh, se fai una bella prova di cortigiano, sarà più propenso questo, io immagino che abbia violato svariate regole dell'etichetta mentre andavamo... cercando di parlare col daimyo, dare delle informazioni, eccetera. No, in realtà no. Però adesso tipo mi avvicino e dico, gli indico la spada. Per una bruna cioè, quella è la spada donata da Aizawa. Oh. 34. Non gli hai fatto un'impressione ottima, però neanche pessima. È tantissimo. Non per il daimyo della gru. E beh. Non un daimyo, il daimyo della gru. Il maestro di politica. Beh, perché mio figlio è inginocchiato in mezzo alla strada con una spada davanti a sé? Credo sia la sua forma di rispetto, credo sia... La stia attendendo. Scusate. Cos'è? Era un incantesimo. Sì, purtroppo i kami... Beh, attendete qui. Io scendo da cavallo, faccio... Oh, buono, buono, sono amici, oh... Ho capito, non è un mastino napoletano. Tu, Ida, sei di fianco a Kakita. E c'è anche Kuseki lì con voi. Io sono pronto a lanciare. Io sono pronto a lanciare Grasp Overt se Kakita si gira e scappa. Non scappa. Non pensi che lo fa. Appunto, però io non si sa mai. Il padre di Kakita arriva davanti a suo figlio. Scende da cavallo e Kakita lo guarda dritto negli occhi dicendogli solo: padre, perdonatemi per tutto quello che è successo. E suo padre, assolutamente inaspettatamente per tutti quelli che stanno guardando la scena,
si inginocchia e china la testa davanti a, a suo figlio. Cosa che nessuno di voi si sarebbe Io copro aspettato. Gli occhi al cavallo. Vi aspettavate al massimo un inchino formale. Sì. No, io mi aspettavo un po' magari un abbraccio. Magari anche un abbraccio se volevamo andare proprio Kitsune, sul... Kitsune sì, perché un po'... Sì, ma dai, mi si inchina sì, esatto. figlio... Io copro gli occhi al cavallo. E... Il padre di Kakita gli dice... No, sei tu che devi perdonarmi. Io non ho capito perché tu avessi fatto questo fino al giorno... che ha preceduto questo e di questo me ne dispiaccio. Al che fino a ieri. Grazie. Comunque arriva, eh? Al che Kakita si inginocchia e si prostra ancora più di suo padre. E magari chi si spalma di più. Eh sì. Sono purtroppo due gruppi. Sì, sì. E tra l'altro qua veramente Kitsune proprio si sta trattenendo ad andare lì, fa sì, ma tempo. Arrivano. Ti preoccupare, arriva una palla di fuoco sì. dietro la schiena. Infatti, esatto. E le parole di Kakita subito dopo lasciano interdetto anche suo padre, che si rialza e inginocchiato si avvicina e lo abbraccia, ma sono state dette a un volume talmente basso che nessuno di voi ha sentito non esattamente. Posso fare una prova? L'avresti dovuta lanciare prima che loro parlassero. La prova? Perché se ho sentito quello che hanno detto. Tu sei pure rimasto indietro. Sì. No. È quasi impossibile, ma no, leggendo le labbra di Kakita. No, le labbra di Kakita sono rivolte verso il terreno, che cosa vuoi leggere? L'orecchio della volpe è acuto. L'unico che può se caso aver sentito qualcosa è Ida perché è lì di fianco. Io metto la conchiglia all'orecchio. Se ti hai messo la conchiglia all'orecchio è un altro discorso. Non sei tu cazzo, sto così. Beh, io provo. Prova anche tu. Sono allora. Lì. Cosa devo fare? Fai una prova di anello puro, fai awareness. Okay. La faccio anche io, se faccio 3-10 ho sentito. No. No, no, io mi avvicino a te con, ah, okay. con la cucchia e facciamo tipo microfono insieme. 18. Da lontano non c'era proprio modo okay. di sentirlo. Lui con la conchiglia, sì. 18. Cosa hanno detto? Cosa hanno detto? Aspetta, sento, io lo senti solo tu. Te lo ridico. Alla fine l'unico che ha sentito veramente che cosa si sono detti è Ivano. Non so se gli non so se gli danno fatto bene a dormire sta conchiglia. E Kakita in realtà ha detto una cosa che a te non sembrava una cosa da sbracciarsi, piangere lacrime. Ma magari per lui sì. Ma per lui probabilmente si gli ha detto solo, sono tornato per finire. E questo ha smosso il padre di Kakita. Per finire. Cosa? Non possiamo chiederglielo. Non dovremmo aver sentito. Per finire si vuole ammazzare. Vuole finire questa missione, perché finire poi? Kakita si rialza in piedi prendendo la spada, la rinfila nel nella cintura, va verso il carro. E quando mi passa vicino faccio non devi ringraziarmi. Infatti non ti ringrazia, va oltre. Però io lo dico uguale. Anche perché adesso che non è neanche più praticamente un run gli fai ancora più schifo. Quindi... Arriva sul retro del carro e vedete che già lungo la strada si stava togliendo il kimono sporco e logoro che aveva addosso, e dopo qualche istante torna con un kimono di quelli della che gru. Solo la gru può indossare. Non ti stai dimenticando qualcosa, Kakita-san? Non sto dimenticando nulla. No, no, invece gli stavo dimenticando qualcosa. Gli tiro fuori il pezzettino di legno col simbolo dei lupi. L'avevo perso. I kami l'hanno trovato. Grazie. Figurati. Sempre nella tua maestosità. No, sono sceso da cavallo. Ah, scusa. Okay. Dov'è il Mao Tsukai? Chiede il padre di Kakita. A chi lo sta chiedendo? A voi. Dritto davanti a noi. Dovrebbe essere dietro di noi. Esatto. Siamo ancora in tempo per andare in città e tutto il piano. Beh, possiamo andargli incontro? Non credo che siamo in tempo. Quindi cos'è? Ci siamo fatti inseguire. Lui cercava noi. Beh, abbiamo forse allora il tempo di preparare
Il terreno. Il terreno a nostro favore. Quello sì. Immagino che Akuseki abbia dato spettacolo durante la strada. Sì. Sorrido Akuseki. E di che in realtà Akuseki si era già allontanato e stava parlando con qualcuno sullo sfondo. Beh, faccio così Akuseki. Stava rimorchiando una gru. Non si sa come, ma riusciva a rimorchiare anche una gru. Da senti, lontano. Tirerei difesa per capire come è il modo migliore di disporre le forze. Sì, vuoi cavalli. Provarlo? Wow. Voglio provare cosa? Il cavallo? No. Non morde. Perfetto, l'uno lo dico. Insomma, morde un po', però. Oh, io ho fatto 4-9, 36. 10, 30, 42, 49, 57. Allora, la strada... Salgo sul cavallo. Guardo all'alto. Buono, buono. In realtà è tranquillissimo. La strada è abbastanza sgombra. Addirittura salve eroi, sì. Però ci sono abbastanza cespugli intorno da potervi nascondere, almeno voi che siete meno evidenti dei samurai guerrieri della guerra. Ok. La cosa più difficile sarà nascondere i carri, innanzitutto perché i cavalli si sentono. Per quanto tranquilli possano stare, qualche sbuffo e l'odore sì, semplicemente certo. del cavallo, se certo. va nella direzione sbagliata il vento, lo si sente subito da parecchio. E così tanti cavalli è impossibile nell'occhio, non sentirli. Soprattutto qua e non a nord dove stanno gli unicorni. Beh, potrei la volpe potrebbe creare un riparo se serve, se non c'è qui. Riparo? Come? Una grotta? Puoi creare una grotta? No, no, la volpe non ha un cavallo mica per niente. La volpe è una volpe, non un cavallo. Non ha un cavallo, mica per niente. Fammi controllare la pergamena. Sfoglio la pergamena. Perché in teoria se non è montata, cioè non è fatto di tipo una matita, non posso far la mina, il... come si chiama? L'intorno, vabbè, della matita. Però in teoria non c'è limite alla grandezza che lo posso fare, è chiaro, ci sarà un limite di senso. Cerchi l'incantesimo queccio? No, è 197. No, capito, che vuoi fare? Creare. Ah, creare. Creare una forge. Tutto è uno e uno è tutto. Posso prendere un singolo oggetto e trasformarlo in un altro, in un altro oggetto di stessa taglia. Mi sembra funziona come un oggetto uniforme. Sì, però se c'è un grosso masso, io posso farlo stessa a tipo taglia. Un muro. Mm-hmm. Stessa taglia. Non lo puoi se lo scavo di 10 e lo metri. Spando, più sì. o meno la stessa taglia. Sì. No. Sì, senza esagerare, ok. Sì, senza esagerare. Okay, posso fare una trincea comunque. Puoi un trasformare i carri in una casupola magari. Però poi no, smonti, i carri in una trincea di legno. I carri della gru. Però potrei fare terra, una bella pezzo di terra e fare una specie di grossa trincea. Quello sì. E poi magari si copre sopra con delle sterpate. Sì, però comunque non abbiamo contro un esercito, abbiamo contro il Mautsukai e quattro persone. Se c'è il Mautsukai. Se c'è il Mautsukai, quindi... già. Beh, ma meglio comunque il nostro piccolo esercito che gli sbuchi da sotto le gambe. Io parlando con Kakita suggerisco innanzitutto dei cavalli, se è possibile di allontanarli quando... Sì, allora forse Kakita San o Kakita Sama? Kakita... Figlio o padre? No, Kakita figlio, Kakita figlio. Okay. Kakita no, figlio. Allora non lo... No, al daimyo non mi vado a insegnargli. Kakita figlio. Io chiedo a quelli della gru se... hanno qualche esploratore, immagino, avanti? No. No. Qualcuno che ci può avvisare un po' prima? Beh, a cos'è chi alza la mano? Infatti. Io. Quanto prima pensi di poterci avvisare? Perché tu? Che minuto? Perché io sono più bravo a nascondermi di voi e corro abbastanza veloce. È vero, veloce. Un sacco di volte ho visto delle porte che sì, si aprivano... ma vi avviso prima io. Delle porte che si aprivano e nessuno uscire se non per dei sandali trascinati dietro. Ma se tu stai più avanti, poi non sei qua quando serve, quindi... Ok, come preferisci. In questo momento io sono più utile come... avanguardia. Allora, se riesci come a avvisarci, padre. La volpe può aiutare. Ci sta. E... un'altra cosa, i... Kakita, Sam. Dimmi, Kitsune-san. Preparati, perché potrebbe essere molto utile che tu possa utilizzare i kami della terra per arrivare dritto dove devi arrivare.
Se la situazione dovesse presentarsi e la volpe ti donerà la benedizione della terra, l'hai già fatto, ricordati che puoi nuotare. A me basta che voi intratteniate i suoi uomini. Non ci sarà altro bisogno di aiuto da parte. In che senso intrattenere tipo Akuseki? Non mi importa come. Che serietà. Basta un kimono? Basta un kimono e il perdono di tuo padre. Penso che la volpe non proverà mai cosa si prova per questo. Infatti, senti anche che te l'ha detto sì, un po' apposta. Sì. Anche perché tu l'hai perso il kimono. Se poi non gliene frega in realtà niente del perdono del padre, poi io l'ho perso il kimono. Di perso io, ho perso Xian. No. Vabbè, per tuo padre l'hai perso tu. Era amico tuo. Te l'aveva mostrato. Amico, un parolone. Amici, amici. Te l'aveva mostrato. Se io rapino una banca e te faccio vedere la roba e scappo, non è colpa tua. Come non hai fatto niente, tu non hai fatto niente. Sei colpevole come... Io, se possibile, cerco una posizione sopraelevata, tipo anche un albero. Alberi ce ne sono senza problemi. Una che sia, magari non al centro del campo di battaglia, perché non è il caso. Intanto Kakita Sama, vedi che ha fatto ovviamente scendere da cavallo i suoi uomini, che sono una ventina in tutto. Mm-hmm. Metà sono armati di arco e si stanno anche loro posizionando o in posizioni sopraelevate o comunque nascosti abbastanza lontano. Mentre gli altri stanno aiutando Ida o chi di voi sta facendo qualche cosa, sia a muovere il carro che quando saranno state scavate queste trincee a coprirle con... sterpaglie, iniziano a raccogliere le sterpaglie per coprirle. E in tutto questo il daimyo sta facendo il daimyo, quindi si è portato il suo sgabellino ed è seduto sullo sgabellino ad attendere giustamente che i suoi uomini facciano tutto ciò che è necessario prima della battaglia. Purtroppo la volpe è curiosa. E quindi, mentre sta riorganizzando tutte le sue pergamene, ne prova a lanciare una. Cosa e perché? Perché potresti anche non dover lanciare, sai che i kami sono... No, dell'aria, per leggere la mente di Kakita. Pensieri superficiali. Ok. Ok, ce l'ho fatta. 4 round. Senti i pensieri superficiali, se non gli faccio domande specifiche è quello che sta pensando al momento. Se gli fai domande specifiche tipo sai dove è nascosta la tizia? A lui di solito gli viene in mente. No, senti che sta pensando a tutto quello che c'è davanti a lui, come possa essere usato in combattimento o come ostacolo contro i suoi avversari o come punto in cui è più probabile avere... Sembra successo. Che si metta lievemente in dubbio oppure è proprio dritto come un treno, ok. Come solo una freccia lanciata dai Vausa essere. Okay. Salutiamo anche Profiensis che è in astinenza da prima del gioco. E prima o poi arriverà una nuova puntata, lo giuriamo. Sì, Kakita è sicuro al 100% di se stesso. Importante quello. Le ore passano e sembra non succedere nulla. Anche se non ci avvisa Kuseki, parlando con la gente, se riusciamo a capire se potrebbero arrivare tra 10 ore, 5 ore, 2 ore. Con che gente? Chiedo principalmente a loro che erano stati lì. O voi avete lasciato la città senza neanche... Cioè, loro non erano neanche... C'era il sentore di loro da qualche parte. No, non erano ancora arrivati. Città... Ah, ok, quindi potrebbero anche arrivare tra 2 giorni. Esatto. Vedete però che Akuseki, oltre a fare da palo per avvisarvi, sta anche facendo un'altra cosa. Sta deviando tutti quelli che non sono interessati alla questione. Quindi i contadini li sta deviando su una strada parallela. C'è qualcuno che arriva... Bravo, Akuseki. In maniera abbastanza rapida, tipo che stanno viaggiando velocemente?
Oppure è tutta gente che sta facendo con calma? È tutta gente che sta facendo abbastanza con calma e soprattutto non passano lì da voi, passano un po' più in là. No, chiaro, chiaro, ma era per chiedere se... No. Cioè è difficile che abbiano notizie se qualcuno sta arrivando di loro, perché arriverebbero insieme. La giornata passa e passa lentamente e anche abbastanza tesa. Siete pronti a combattere, ma non c'è nulla all'orizzonte che vi stimoli. Quindi mantenere anche sia l'attenzione che la forza combattiva inizia a diventare o stressante o noioso. Ma è arrivata sera? Arriva la sera. Quando arriva sera io lo lancio ugualmente con due raise. Inizio a invocare la benedizione degli spiriti della terra, soprattutto quelli che prendono forma dei corvi del cicusciuto. E 1, 2, 3, Kakita. E un altro. 1, 2, 3, Kakita. Ma cos'è che non combatte? Poi a cos'è chi è... No, vabbè, ma penso ogni tanto... Chi mi sembra degli altri che ci sono... Decisi, prima mischia e anche competenti. Beh, i guerrieri che si è portato dietro il daimyo sono tutti... C'è qualcuno che è tipo il campione, il più forte, il più grande spadaccino. Quello che sembra dare gli ordini agli altri. Ok, sì. Allora, quindi noi quattro e lui. Invoco la benedizione del corvo. 5, 8, 9. La difficoltà è 15 più 3 raise, 30 meno 1 perché io ho un raise gratis 25. Della terra, 25. Del 25, del prendo un altro raise per farlo durare un'ora in più. Andatissimo. 9, 7, 16, tengo solo 5. Ah, tieni solo 5? 16, vabbè, siamo a 22. Sì, ok. 29. Ok. E lancio la protezione del corvo per 6 ore su noi 4. La preghiera. Su noi 5, scusa. Va bene. Preoccupante, ma dal master non bastano una manciata. Quindi avete 5k5 contro la corruzione. Sì. E più 15 alla CD dei nemici che usano poteri del mago. Che però tanto tirerà 92 dadi quando lanciano l'incantesimo del mago. Quindi non penso 15 fa fare. Fa. Se già Bayushi tirava 972 dadi. Più 15 è bruciare 3 dadi in media. Non è male. È più che altro la CD che non è. Comunque puoi lanciarli in un turno, sì. Anche l'inizio della sera è abbastanza lento. Sembra non succedere nulla. E a un certo punto gli uomini della gru scendono anche dagli alberi per cenare. Beh, anch'io. Perché certo. Se non succede nulla finché non arriva Kuseki correndo. È inutile stare a stroncarsi sull'albero. Infatti, sì. Soprattutto i Wauto che mi conosci bene. La volpe si sta annoiando. Ti credo. È una volpe annoiata e pericolosa. Infatti, non andai io. Temo la bonaccia. Esatto. Non andai. E tutto, a proposito del daimyo, tutto a un tratto il daimyo si alza e urla: siete tutti degli stronzi. E poi mi frustano e mi uccidono. Oppure fa così. Con la bocca potrei però. Farglielo fare, però quello l'ultima però puntata muori. L'ultima puntata però poi muori. Esatto. No, volo via dopo aver imparato teletrasporto per 80 metri. Psh. Se vogliamo osservare, magari non adesso che è notte, domani cosa 40 più 4 8 12 120 120 più 60 180 metri in un round, in 5 round un chilometro quasi. Non no, vai scusa. Così veloce. Sì, posso muovermi di 40 per acqua come azione 20. Semplice e ne posso far due. No, non si può muovere di 40 metri in un round volando. Sì.
Non era per 4 e basta. Era solo per 4, non era per 10. Per 10. Solo water per 4. Boh, vai a vedere in catechismo. Perché io poi quello là, io proprio bene, non ci capisco. Se io andassi in alto, metti caso di 500-600 metri. Sì. Quanto riesco a vedere in lontananza? Dipende anche. Dipende, c'è anche un limite comunque dai tuoi occhi. Sì, in più dipende se c'è la nebbia, non c'è la nebbia. Chiaro. Quanto in lontananza si vede. Praticamente è un lancio. Devo farti il meteo per. Un lancio della NASA. Esatto. 5, 4. Ma se io mi porto i wow lì sopra. One. A quanto la può tirare una freccia? Sì, ho capito. Hai capito? Sono però fuori range a 600 metri di brutto. Però devi fare il lancio, devi fare la salita con i propulsori quando stanno arrivando. Quindi, se no, fai così. Zero. No, giù. Non precipito, vado lentamente quando finisce l'incantesimo. E lo porti in braccio? Con la tua possanza che è famosissima proprio. No, io la voglio vedere questa scena. Scusate, questa qui potrebbe arrivare. La Volpe sta pensando perché si sta annoiando, no? Perfetto, potrebbe arrivare a livello epicità Fitz che non evita la meteora. Mi cosa. Sento un po' come la cagnolina smessa sul razzo. Ciao, Laika, vai. Io direi più che altro come la capretta di Jurassic Park. Wings of Phoenix. Intanto stavi dicendo, scusa. No, intanto stavo dicendo che la serata è veramente estremamente lenta. E non io, visto che è lui estremamente lenta, sfido, allora, se ci riesco con tentazione, quelli della gru, le guardie, a fare una specie di gara di caccia in breve tempo, perché non possiamo allontanarci più di tanto al campo. Quindi nel breve tempo chi riporta la preda più grossa. Non è sicuro allontanarsi da qua. Se ci attaccassero di notte e noi non ci fossimo, la vita del nostro daimyo sarebbe in pericolo. Vabbè, capito, ma il nostro daimyo dovrà mangiare. Il nostro daimyo piuttosto mangerà a cavallo. Vabbè, come preferite. Io ho due simbole e una frino. Quindi io mi posso muovere di 150 metri per round. Dammi qua. Qual è? Qua. Ali della felice. Water per 10 free o water per 20 simple. Ok, ma cosa? Non metri. Abbiamo sempre fatto i metri. Noi, no. Moving speed. Abbiamo sempre fatto, cos'era, una yard. Ma il movimento è in yard o in feet o cosa? Yard la vedo dura. Noi abbiamo sempre convertito poi le yard in metri per semplicità. Allora, che noi convertiamo le yard in metri è un po'. Ok. Scusa, il movimento cosa. Cos'è? Ti muovi di 9? Cosa sono fit? O forse ti muovi tipo di 90? Muovi l'anello dell'acqua per 10 per round. Vediamo subito. Sì. Ci stiamo a fare un pippone. Come sempre, come sempre quando Robè tira fuori qualche cosa. Oh, ragazzi, vi ricordo che cioè, potrebbe essere il primo samurai spazio. Comunque sono piedi. Ok. Quindi i piedi. 50, no, sì, di 50 metri. Quindi 30 piedi, 150 piedi. Che sono 50 metri? Sì. Per 10 round 500 metri. 500 metri posso andare. Ok, io non ci vengo a mezzo chilometro sulla superficie. Non riusciamo a entrare in orbita. 500 essere metri d'altezza, riesco. Vabbè, a vedere tanto più in là se non ci fosse nebbia, chiaramente. Un pochino. Sì, un po' più in là lo vedi. Il Rokugan 1 poteva entrare nell'orbita, invece niente. Beh, aspetta, io posso salire di 500 metri, rilanciarlo. Ne posso lanciare se li uso tutti. Vabbè, ti ricordo che a un certo punto i cani ti possono anche dire c'hai rotto il cazzo. Beh, lo so, però è una cosa importante. No, non è una cosa importante. Cosa? Partire come un razzo verso l'alto? Sei? Posso arrivare a 3 chilometri. Ma non è una cosa importante. 3 chilometri esci? No, non esci. No. Ma da che? Manco piccioni. Sei meno del Monte Bianco. E il Monte Bianco è già in orbita, secondo te? No. Nella stratosfera. Scusa, quanto vola un aereo? Ma 10.000 come minimo. 10.000 metri, sì. Sì, sotto i 10.000 sì, per esatto. Il volo di crociera. Vabbè, adesso che abbiamo fatto questa... La fine dell'atmosfera è 20 km. Questa parentesi di fisica. Esatto. E a 50 smetti l'attrazione gravitazionale. Quindi, ciao. Secondo me tra un paio di rank riesco ad andare nello spazio. Ah, l'aerospaziale. Ci buttano i cami perché hai rotto i coglioni. Esatto. Molto a tema. Vai. Non mi fanno scendere. Molto a tema, devo dire. Parentesi.
Vabbè, adesso, dato che hai fatto sta cazzata, mi fai anche un tiro di... No, tra l'altro la volpe è proprio lì, nel terreno, che sta scrivendo tipo delle cose matematiche per vedere quanto potrebbe arrivare in alto. Cami guarda, della fa... terra, cazzo, cami della fai, terra. Fai una prova di willpower Ale. Per vedere se sei così annoiato da fare qualche cazzata. Ok, ci sta. Aiuto. Sì, per questa però l'ho data via, perché non c'ha senso quella di andare a 500 metri d'altezza. Cos'è willpower? Sì, sono tre dadi. Sì. Mi pare... Non uso nessuna abilità. No. Ce n'ho un miliardo. No, solo no. Willpower. Proprio vedere se ti rompi le palle o no. Devi fare 15. Minchia. Andata. No! No! 13! Si è rotto le palle. E adesso fai una cazzata. Scegli quale cazzata vuoi fare. Scegli di che morte vuoi morire. Cancello gli appunti che stavo scrivendo per terra. E ci penso, tu vai avanti. Mamma mia. Io ho paura. Fai bene, Ivao e Ida, cosa volete fare in questa serata? Caccia. Io l'ho proposta nel gruppo, hanno detto di no. Andiamo noi. Andiamo noi? Loro facciamo sono, gara? Loro hanno giurato di rimanere. Certo, col piano. Vabbè, noi portiamo la cena. Caccia. Così ci inoltriamo un po' e vediamo se si sta avvicinando qualcuno. In maniera fottuta. Questo 29 30, no 48 54 29. Minchia, ho fatto così il doppio. Hai tirato due 10 di base. My fault. E sì, tornate entrambi con un po' di cacciagione. Io con un tonno. Dove hai trovato un tonno? Era lì. Abbastanza da sfamare sia gli uomini del daimyo che voi, senza problemi. Visto niente, notato nulla. Allora, avete visto che la gente ovviamente di notte raramente si sposta lungo le strade, a meno che non sia gente che ha necessità proprio di farlo, e infatti non sta passando praticamente nessuno. Non avete visto Akuseki, quindi non avete idea di dove si sia nascosto, e si è nascosto molto bene evidentemente. E la cosa che vi fa però un po' rizzare i peli sul collo è che non sentite più animali nel nulla. No, gli animali li sentite perché ne avete trovati. Ma gli elementi, non sentite più lo scorrere dell'acqua in lontananza, non sentite più il rumore del vento. Minchia. Io sto iniziando a importunare i cami dell'aria. Ecco. Tra poco potreste sentire del vento. Però in realtà è una cosa che vi lascia molto tesi, perché è simile a quello che avete provato quando eravate nelle terre d'ombra, in cui i kami erano quasi completamente assenti. E qua non era così fino a poche ore fa. Non sapete se si sono fatti da parte per permettervi di percepire un'eventuale presenza nemica, o se è il nemico che sta facendo qualche cosa, o se è Kitsune che ha fatto una cazzata. Cosa che è altrettanto probabile, tra Mao e Kitsune. Qual è più pericoloso? Kitsune. Kitsune, sicuramente. E torno indietro con la cacciagione e ascolto la conchiglia per Akuseki, se sta bene, se... Non sta dicendo nulla. Però in teoria lo potrei sentire respirare. Non sta, se sta respirando lo sta facendo così piano che non si sente nella conchiglia. Vabbè, di più non posso fare, torno indietro. Oppure non sta respirando. Oppure non sta respirando, ma se è morto non so dove, quindi torno al campo con la cacciagione e scuoio. Diciamo che visto che Kitsune si sente super mega potente, scuoio e comincio a preparare la cena. Un fuoco lo devo accendere per forza. E come la cucini? Non hai ragione. Una cruda. Tenga, sì. Signor Daimyo. Crudite di Daimyo. Esatto. Ok, Kitsune. Aiuto. Mette a parte le pergamene. Si siede e inizia a fare per prima cosa un summon. Degli per chiamare gli spiriti dell'aria. Inizia a parlare tra sé e sé.
però voi cami dell'aria in tutto questo siete stati inutili. Questa volta potreste iniziare a essere un po' più utili. Sì, mi avete donato alla volpe una misera frazione del vostro potere, facendo piccole illusioni, ma io so che potete fare di meglio. So che potete fare di meglio e in questa situazione sicuramente potete fare di meglio. Anzi, io vi comando che dovete fare di meglio. E provo a importunare i kami per lanciare una spell che non conosco. Molto bene. Di rank 4. Sempre meglio. Importunare i kami. Cinque minuti, ci devo parlare per rank, quindi ci devo parlare per 20 minuti. Mentre tutto questo è successo, io ho rotto il cazzo ai kami per 20 minuti. Un motivo devo per fare... cui probabilmente non sentite i kami del... Esatto, devo fare una prova di spellcraft importunare. Spellcraft ce l'ho a 1, è intelligenza, quindi sono 8 dadi. K7. 3, 6... Questa cosa è sempre bellissima. Sei un ignorante ma molto bravo. Sì, ma è la memoria di ferro. La CD è 15 più 5 di questo qua è solo per garantirmi il permesso di utilizzare la spell dei kami. 15 più 5 per mastery, quindi 35. Evviva! Perché adesso sono molto più bravo a importunarli rispetto alle prime sessioni. Quindi c'è da essere un po' meglio il cazzo. Dai, grazie che non l'ho banditi. Pure. Minchia. Ok, questo ce l'ho fatto. E poi adesso mi hanno garantito, cioè dimmi tu, perché in teoria qua adesso mi hanno dato la spell, poi dovrei provare a lanciarla. Che... E che cosa vuoi provare a lanciare? Voglio provare a lanciare reame falso, okay. Però lo voglio lanciare con due raise. Reame falso. E praticamente è tipo super mega iper sgravo terreno illusorio. Allora, non sei sicuro che... faranno tutto quello che gli chiederai, perché comunque stai chiedendo qualche cosa di fastidioso ai kami a cui tu non stai per niente simpatico, in un territorio difficile, in una situazione in cui potrebbero usare le loro forze per cose più importanti. Ok, però io chiaramente voglio incentrare il tutto sul fare esattamente com'è la spell che conosco, con tutte le penalità derivanti dal fatto che mi odiano, eccetera eccetera, che già quello però in generale già ce l'ho, è un meno 5. Hai anche una brutta sensazione, però... Poi ma mi sto annoiando, hai detto tu. Beh, già avrei infortunato i kami. Quindi 35 sarebbe la CD. 40 perché di base mi stanno, cioè gli sto sul cazzo. E 5 perché poi è dell'aria che devo lanciare, quindi aria è solo 3. Ce la farò mai. Cioè tieni 3 e devi fare 40? Tengo 3 perché è dell'aria, sì. Devo fare 40, sì. Tieni 3 e devi fare 40. Certo. Auguri. Ti preoccupa? No, mi preoccupo. Ma spendo un punto vuoto. Quindi 4 devo fare 40. Almeno tieni 4. Devi fare 4 10, dai. Vai, noia! Un 10 c'è. Lo so, ma tengo 3, a meno che non faccio tutti gli altri 10. Tieni 4. Tengo 4, giusto. 37. Dai. No, 10. È 27. 27. Se tiri un altro 10, c'è speranza. Tiri un altro 10. C'è speranza. No. No. 34. Lucky. No. 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 È veramente difficile. Io voglio creare... Qua che terreno è? Beh, abbastanza pianeggiante. Quindi voglio creare un sacco di alberi di dove si possono fallito? Nascondere. Uno. No, di... avevo fatto... Di sei. Ah, di sei. E io, la mia intenzione era creare un sacco di alberi, massi, tutto rifugio dove si possono nascondere dietro i tizi della gru. I kami dell'aria, quando inizi a fare questa cosa, iniziano a girarti intorno. Il vento che generano è estremamente freddo e fastidioso. Sta funzionando. E fammi un tiro di spellcraft. Sta funzionando. Fastiderato. O di religione, se hai più alta. Spellcraft forse ho di più. Ora mi spegni. Ora vedi che mi spegni il fuoco con cui sto facendo la cena. Aia. Tiro di merda. 10. Per fortuna tengo tutto. 21. 37.
Non sei così sicuro che siano kami, perché il freddo non è per niente piacevole. Ti sembra che sia... Stacca, stacca, stacca! Purtroppo per te l'incantesimo ha funzionato anche se hai fallito. Stacca, stacca. E... stacca la presa. Non c'è la presa. Non c'è una presa da staccare. Voi vedete che Kitsune viene circondato da questo vento. I tuoi occhi diventano completamente bianchi e lattiginosi per loro e tu vedi intorno a te una distesa piana, triste, smorta, in cui non c'è nessun tipo di vita. Allungo una mano e dico no, lì un albero e cerco di farlo crescere. E quando cerchi di far crescere vedi un braccio che esce dal terreno, si non appoggia è un albero. Per terra. Cerco i kami guardandomi intorno. Senti la terra tremare mentre da sottoterra esce un kami... corrotto, un kansen. Alberi, stacca. E il kansen ti dice: è l'ultima volta che uno della tua specie violerà questo mondo con la sua lordura e la sua vita. Ora tu appartieni a noi. No. Noi non apparteniamo a te. Provo a staccare. Puoi decollare se vuoi. Potrebbe essere quanto è grosso giusto. Sto kami? È grosso più o meno come l'oni... Quello della montagna. Ah. No, come l'oni... Allora alzo le mani. Il teschio è al palazzo di... La Madosca. Kami. Potentissimo kami. Ecco. Mi butti in ginocchio. C'è un fraintendimento. Direttore! No. Cosa può fare questo... patetico Shugenja per non incorrere nella vostra ira? I kami ti hanno dato a noi, li hai insospettiti con le tue azioni e irati con il tuo continuo insistere. Tu non te ne andrai da qui, tu sei nostro. Provo a lanciare summon. Ma noi nel contempo che cazzo vediamo? Voi vedete che lui è con gli occhi bianchi. È lattiginoso in mezzo a questo vortice. Sta che meditando. Guarda la commedia. Io provo a lanciare summon. Perfetto, quindi non mi colgo di un cazzo perché spesso per, con i cambi del fuoco perché sono i miei più amici. Mm-hmm. Cerco di vedere se ci sono le piccole salamandre che ci sono in giro, chiedendo aiuto a loro, perché comunque sono del cicusciuto. La volpe è abbastanza affine al cicusciuto. E se non vedo niente, prova. Tiro. Gabby si sta documentando su quale merda c'è di contro. È bello perché in ogni puntata c'è lo spin-off di Kitsune. Sì, no, a me la cosa che mi piace di più è che in teoria se fallisci l'incantesimo non succede niente, però chiaramente 10, 20, 34... Hai fatto un bidone. 34, sì, anche perché ne tengo uno in più. No, e 64. 34, questo è 64? Sì. Temperato 24... 44. 76. Il mio summon è richiesto di aiuto agli spiriti del fuoco. Sì. E senti che anche la tua fiammella, che è sempre stata vicino a te, è lì con te, ti dice: tutto questo non è bene, padrone. Lo so, mi serve la mano. Temo che questo sia oltre le nostre capacità. Guardo il kami e in proprio stile volpe, il kami quello lì cattivo, prendo la maschera della volpe, me la metto. Non ce l'hai perché l'hai lasciata sulla statua di... la maschera di Baiushi. Ah, ok, la pelle di volpe. Preso dal panico, me la metto. No, sono solo una povera vecchia, non sono io che cercate. Oh, signore. E il tuo kami del fuoco ti dice: quello non è un kami, signore. È andato di là! In quel momento, due, tre. Preso dal panico, è andato di là. Arriva il Maura, perfetto. Grande, vabbè. Allora, bene, non c'è un tiro contrapposto. Non so cos'è, ma va bene. È roba de Bao? Sì. La più 15 la CD. Ok. Gli uno li ritira. Uno. C'è un 10 e un 9. Ritira un 1, giusto? Un 1 solo si ritira?
Sì. No, ok, per chiedere, perché ce l'ho sull'arco. Quindi mi ricapitasse. Allora, 19, 28, 38 e 14, 52. 52, 59. Meno 15. 44. 44 di che rank era lanciato? 6. Però ha lanciato in un round solo. Non lo sai. Non ci ha messo 6 round a lanciarlo. No, lo sai. Non ci ha messo 6 round, ma non ci ha messo neanche un round. Ok, quindi la CD 3. È 45. 15 più 30, 45. Quanto gli ho abbassato? 3 round. No, quanto aveva fatto col meno 15? 43. La mia protezione, se c'è ancora, dovrebbe funzionare. Se ricordo bene, era 43. Quello che senti è che il finto Kami corrotto sta allungando qualche cosa verso di te, parte della sua essenza. Faccio tipo un passo indietro e chiedo al mio spirito: cos'è? Sta cercando di prendere il vostro corpo, signore. Ma cos'è? È lo Shuten Doji? Non posso dire il suo nome. Shuten Doji. Non ditelo neanche voi. E dimmi quando posso fare qualcosa. Sta a te. Okay. Si chiedono... E adesso, no, adesso sta in iniziativa di tutti. Perché nel frattempo fuori, quello che succede è che voi vedete qualcuno che si sta avvicinando. Non sono stati i cami. Fate vedere sulla bambolina dove vi ha importunato Kitsune. Non li ho importunati, i cami sono miei amici, è quello stronzo del Mao Tsukai. Che merda. Minchia, meno male che ho lanciato l'incantesimo, se ne erano cazzissimi. Sì, se no prendeva il tuo corpo. Eh sì. 45. Vabbè, ma io non posso fare niente, no? Vedi che i corvi salvano sempre la cazzo vita. Cazzo, è quella di rank 6 che possiede? Sì. Orca troia, minchia, di 2! Di 2? No, di 3, perché mi aveva fatto 57. Vai. 40, quindi di 3. Quindi 42. Di 3, minchia. Che avete accaduto un corvo morto per terra. Devo tirare anche io l'iniziativa? Sì, tira anche tu. Quello che vedete voi è che qualcuno si sta avvicinando lentamente al, al vostro accampamento. Sono almeno 4 persone e uno è molto grosso. Grazie a Kuseki che ci ha avvisato. Complimenti, grande scout. E mi sa che non ha fatto una bella fine. 23. Si stanno avvicinando, uno è molto grosso e a te sembra di riconoscerlo. Mm-hmm. Io mi sono ripreso? No, aspetta che finisco di raccontare quello che sta succedendo fuori, se no continui a interrompermi. Perché la tua nemesi si sta avvicinando insieme ai suoi scagnozzi, portando due cose in braccio. Uno è il cadavere di Akuseki, che ti butta ai piedi quando è a circa una quindicina di metri, quindi è già abbastanza illuminato dal fuoco che ha acceso Ivao. E uno dei suoi scagnozzi ha invece una specie di pezzo di ossidiana grosso come una statuetta, un piccolo barilotto di birra, minchia, di ossidiana, che sta portando con fatica sopra una specie di portantina in legno. Pa 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 ra 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 ra, pa 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 pa. Ti ammazza stasera. Mi lasci finire di raccontare le cose. Pensavo avessi finito. No, ha buttato il cadavere di Akuseki per terra. Vorrai fargli dire qualcosa. Come uccidere la poesia così, però. Scusa, pensavo fosse combattimento. Butta il cadavere di Akuseki e fa: credo che questo sia vostro e io e te abbiamo un conto in sospeso, Ida-chan. Beh, io do l'allarme prima. Grido due cose: allarme, ossidiana. Allora, quanto hai fatto tu di iniziativa? 37. Quanto ha fatto Ivao di iniziativa? 45. Pensavo di aver fatto un sacco. Quanto hai fatto? 23. Sì, ma ha fatto un tiro di merda. Allora, Kakita, per vostra fortuna, ha fatto abbastanza alto. Meno male. Che tiene questi. Ha fatto 10, 19, 28, 37, 42.
Mentre per loro farò un paio di tiri e basta. Uno per il Mautsukai e uno per gli uomini del Mautsukai. Questo è il Mautsukai, che ha fatto abbastanza schifo. È rimasto di stucco della barriera su Kitsune. Ma fa culo! Mao fa 30, che comunque è più di Kitsune. C'ha meno 15 però. Non all'iniziativa. Così ci ho provato. E gli uomini del Mao non tirano tutti quei dadi. Però c'è un 10 anche qua. Ho fatto almeno un 10 con tutti. Per vostra... No. Quindi fa 28, che comunque è più di Kitsune. Sei lo spotti. Sì, è ultimo Kitsune, come sempre. Ivao, sei il primo. Ok, ti ho visto girandomi, vedo gli uomini. Gli uomini li vedi e ti rendi conto che sono apparsi molto più vicini a voi di quanto fosse normale, perché comunque in lontananza, per quanto fosse buio, la luna è alta in cielo e avreste dovuto intravedere qualche cosa. Certo. Quanto ho di distanza? Sono a una trentina di metri da voi adesso. Ok, basta. Da te più che altro. Beh, l'arco l'ho già montato da Mo. I due più vicini, che non sia il suo perché non me lo perdonerebbe mai, quello di Ida non lo tocco. Se sono armati, cioè sparerei prima quelli non armati, non armaturati. Non armaturati o non armati? Non armaturati, scusa, okay. Senza armatura. Senza armatura ce ne sono due. Due, spara quei due. Quanti sono in totale? In totale sono in quattro. Quattro, compreso faccia di merda? Compreso la tua nemesi. Sì. Sì. Okay. E tiro. Non dovremmo avere un po' di carne da cannone con le gru, cazzo, tutti direttamente noi. Ho appena dato l'allarme, ho appena detto gli ossidiana. Se questi diventano tutti pazzi, ci si rivoltano contro, devono stare lontani. Vabbè, ma diventano pazzi, non ci mettono tre secondi. Mio, un esercito? Non lo so, sì. Mica impazziscono così. Ma non c'è. Sapore di merda. Beh, oddio. Ho capito, ma non ci sono. A cos'è che ha portato una katana d'ossidiana? Ma chi è nato chiusa. Per farlo? Nato per sì, farlo. Ok, però l'ha portata per mesi. Sì, ma era sigillata. Era sigillata tutta la katana. Questo è un blocco all'aperto. Non sapete neanche perché. Tu non sai neanche che c'è l'ossidiana. Io sto facendo una prova mia. Una custodinata. No, per vedere se è fattibile quello che voglio fare con questi dati. Va bene. Ivao, tira ste frecce per favore. Arrivo. Intanto, allora, scegliamo le stance. Ah, attacco normale. Aspetta, io in teoria mi posso mettere in difesa? In difesa? E attaccare? Perché è un attacco a distanza. Ma è un attacco a distanza il mio, come quello di Shugen. No, non puoi attaccare, il mio è un spell. Non è un spell. Ok, allora attacco. Attacco normale. Chi fa attacco? Nessuna azione di terzo. Non hai né bonus né mano. No, posto. Ah, scusami, 5 raise per il primo attacco e un raise per il danno. Quindi 5 raise, 6 più raise. 25, 6, più 30. Devo fare la sua armatura, il suo difficoltà per colpire più 30. Se mi dici quant'è, mi fai un piacere. Te lo dico subito. Allora, 28 più 14, 22, 50, 50, 64. No, più 2, 66. Beh, l'hai preso. Ok. Secondo tiro. Ah, giusto, prima vediamo se muore con una freccia. Sono 10k5. Da noi i danni non si ritirano. 8, 9. Sono 8, 16 più 8, 24, 37. Non morì. Non muore? No. Seconda freccia. Beh, 37 non è tantissimo. Altri 6 raise. Altri 5 raise, scusa. Lo straprendo, ho fatto 2 10 di nuovo, 7, tengo tutto. Direi che l'ho preso. Ok, adesso sono 10k7. Buoni. 2 10, buoni. 5, 4, 3. Senti, è morto. Quanto hai fatto? 10, 26 più 12, 38. Questo era un 10, eh? No, no, non era un 10, era un 8. Sì, non era un 10, però.
10, 6, 26, 38, 38 più 6, 44, 53 più quelli di prima. Beh, stai dando un po' di riduzione. Cazzo, 80 danni e spero che sia morto, Ok. Lo vedi cadere a terra. Sì. Xang Ranged. Kakita si fa avanti, sfoderando la sua spada di bambù e facendosi avanti verso il Tatsunori e gli altri, dice: dov'è il vostro padrone? Voi non siete nemmeno degni di usare una vera spada. Tutto ciò che vi resta è questa spada di bambù. Quasi quasi picchia Kitsune, già che c'è. No, in teoria si riprende Kitsune. Non ancora. È ancora nel suo mondo ideale. È nel suo mondo ideale. Va bene. E Kakita cerca di fare brutto agli uomini, riuscendoci con larghissimo margine. Anche perché due secondi uno è morto, quindi... No, ha fatto 10, 9, 8, 7, questo 3 era in un pezzo del 10 e tengo tutta sta roba, quindi... Mi ha fatto sono tipo 40, 49, tanto. No, scuso, ho visto male, tanto, facciamo tanto. Vedi che quello che ha l'ossidiana in mano dice: il nostro padrone è ovunque e anche qui, presto, e appoggia la pietra e fa parecchi passi indietro. Kakita si gira verso Ida e gli dice: lascio a te l'onore del primo colpo. Grazie. Non a Kakita. E Ida, sta a te. Sì, io mi avvicino e dico: Yuneshiro Kohai, diamo inizio alle danze. Stance, equilibrio e attacco. Non puoi. Perché? In equilibrio non puoi attaccare il primo turno. Ah. L'equilibrio è quella che stai fermo e attacchi round dopo. Allora completo e carico. No, aspetta, sta. Fatti avanti. Esatto, difesa totale. Ah, difesa totale. Sì. Ok. Ma coglioni. Gli faccio alla Bruce Lee. E tu che lo conosci bene, tra l'altro, sai che questo è proprio dargli un fastidio personale. Beh, l'ha chiamato Chan, fai bene. Beh, io l'ho chiamato peggio, eh. Beh, tu l'hai chiamato come compagno, tipo da ragazzino, no? Sì, no, l'ho chiamato come... è il contrario di senpai, quindi... Ah, okay. Scagnozzo mio. Allora, lui usa un punto vuoto, si mette in posizione di attacco totale, e ti carica con il martello. Vai. E questo quindi è di troppo, perché è il suo punto vuoto. Però ha meno 10 di armatura in attacco completo. Allora, questo è un 9, questo è un 7, 23, 28 e 32 più 2, 34. 34. Quanto hai di classe armatura? Allora, io... 25 più 10, 35. No, scusa, non sei in difesa completa. Sì, più... Dovresti fare il tiro di difesa completa, tra l'altro. Ok. Che... E tiri danni... Bonus armatura uguale, tiro difesa riflessi, fratto 2? Sì. Sì, sì, è una cosa un po' assurda. Fai un tiro di difesa con riflessi e la metà di quel tiro ce l'hai come bonus. Ok. Semplicemente, non è che è così complessa. È più comodo nella nuova edizione. Vabbè. Non è proprio immediato, diciamo. No, c'è di peggio. Ok, 10, 9. È la madosca. 7 più 8, quindi sono 19, 8, 27 e 7, 34 e 8, 42. Tieni tutto? Tengo, sì, tengo... 42, 21. Sì.
Siamo in 4. Quindi ha mancato. La, ti, ti manca. Di brutto. Di brutto. Lo fai. E dimmi se, se vuoi parare, se vuoi restare fermo immobile e farti cadere il martello di fianco. Suo? Sì. No, no, infatti rimango fermo. In posizione. Nella posizione base del. Quindi ti ha mancato, non hai schivato. No, è proprio lui che è scarso. Esatto. Ok. Anzi, glielo beh, dico. Però in teoria l'ha schivato perché l'ha fatto con la difesa, quindi sei in super difesa. Sì, sì, sono nella posizione base tipo, di difesa. Vabbè, tipo hai fatto proprio tipo ting. Sono nella posizione la... base di difesa della tecnica del granchio e gli dico gli anni non ti hanno ancora insegnato niente. Tocca al Mao Tsukai e li succazzi. E tu vedi solo che quello spirito di aria viene strappato praticamente in mille frammenti che si dissolvono. Cosa succede adesso? Chiedo al mio spiritello. A te. Il tuo spiritello non ti sta rispondendo in questo momento perché si sta praticamente concentrando per non farti del male. E senti che il Mao Tsukai sta recitando un incantesimo che ha a che fare con il fuoco. Pre a me, cazzo. No, tengo impiegato il Mao Tsukai, dai. Quello che vedete succedere voi da fuori in realtà è che non sta facendo nulla contro di te. L'ossidiana si illumina a un certo punto di una luce violacea a tratti verdastra. Malsana. E dal, dalla pietra escono degli spiriti, sembra. Che non capite se siano delle piccole fiamme del, del Jigoku, come avete già visto succedere un paio di volte con Kitsune. Kitsune lo faccio. Sì, no, non era con Kitsune, era Aizawa. Aizawa. O che cos'altro. Però vedete che queste fiammelle diventano presto dei soldati semitrasparenti spirituali. Sembrano le anime di gente che è morta in battaglia. Tra le fiamme, probabilmente. Probabilmente tra le fiamme. E sono tutti uomini del clan del ragno. Dalle armature che vedete si lanciano contro gli uomini della gru. No. E intanto il Mao Tsukai ha fatto. Beh, gli uomini del Mao Tsukai, uno ha già fatto evidentemente, l'altro è morto, ne rimangono due. E uno di loro pare essere uno Shugenja. L'altro che seccherò perché è senza armature. Esatto. Caputtana, cosa stai che... facendo? Però. Stava solo la, sì, lanciando un incantesimo. Tranquillamente, direi. Meno male per me. Sì, meglio per voi. Perché in realtà è un incantesimo della terra che serve a proteggere se stesso. Se stesso e la pietra di ossidiana. Ok. Intorno a cui le frecce faranno molta fatica ad arrivare. Le spadate pure, perché si forma proprio una specie di cupola, di cupola. Non è fatta di pietra, però ha la forma è quella di una roccia. È un'armatura. Certo. Sì. Perfetto, uso le frecce penetranti. Finalmente sta Kitsune. Mi riprendo. In che posizione difesa? Ok. La pecora. Mi riprendo. Ti riprendi. Cosa vedo? Perché io non ho visto nulla di quello che è successo. No, tu trovi a colpo d'occhio pericoli. Vedi Akuseki morto. Ida che sta duellando con il suo Yuneshiro, okay. Che già avevi visto al Tempio del Veleno, da sottoterra. Quello che ho provato a disintegrare, Ti dà fastidio se intervengo su quello? Questo qua dovrei saperlo, ne me ne hai parlato oppure... No, sì, ve ne ho parlato e... Quindi in teoria vorresti fartela da solo? Sì. Ok. Kakita, due tizi. Kakita, la spada di bambù, e vedi che un tizio è completamente spaventato da lui. C'è uno Shugenja e svariati soldati non morti, fantasma, che stanno combattendo. Non ti preoccupare, la volpe ti protegge. Accarezzo la mia salamandra. Riesco a capire qualcosa della pietra, visto che c'è anche su un incantesimo di protezione. Beh, è un pezzo di ossidiana grosso così. Posso fare quello uno spellcraft per capire come funziona, se è attaccabile. Se può sì. Essere invulnerabile al fuoco, per dire. Sì, anche perché l'incantesimo intorno è comunque visibile e evidente. E di solito non lo fai sugli oggetti. No.
40 tanto. Qualcosa. Tanto, forse anche di più di 40. Quanto qualcosa? 40 qualcosa. Ah, 40. Sono 20, 32, 39, 43, 51 e 8, 59. Sprizzego proprio. Sono molto intelligente, quindi in teoria dovrei uscire. Allora, la pietra è protetta dagli attacchi fisici. Ok. E la protezione non è del Mautsukai, ma è del tizio che sta continuando a Mongo Yomo. Capisco cosa può essere la pietra. La pietra è chiaramente il tramite che il Mautsukai sta usando per lanciare incantesimi qua. Quindi non è qua il Mautsukai. Almeno non è vista. Non ha vista. Quindi, però non può nemmeno essere nel Tempio del Veleno, okay, perché sarebbe una distanza, esatto, però pure per lui. Se io distruggessi in qualche modo la pietra, perde solo la possibilità di fare gli incantesimi attraverso la pietra. Un po' tipo sfera di chiaroveggenza quando ci lanci gli incantesimi sopra. Sì, lo costringe a rivelarsi. Ok. Perché non potrebbe più fare nulla da dove si trova adesso, che non sai dove sia. E non è la pietra, ovviamente, non può subire ferite, cioè livelli di ferita. No, immagino. Livelli di ferite no. Allora, ha solo un grosso blocco di punti feriti. I due tizi che stanno picchiando a destra e a manca dello Shugenja, e c'è un altro tizio, no? Sì, l'altro tizio si è messo in difesa completa, quindi mi sembrano persone decenti, cioè a prima vista. Poi allora, non a prima grande, vista però c'ho difesa un sacco. Esatto, a prima vista ti sembra che lo Shugenja, dato che sai più o meno del gruppo perché ti aveva raccontato qualche cosa, erano tutti samurai che hanno tradito il proprio clan e si sono uniti a questo gruppo famosi, simile ai lupi. Erano famigerati più che famosi. E vabbè, Yuneshiro era del granchio evidentemente. Gli altri che vedi sono uno della Fenice, che è lo Shugenja, e l'altro tizio che invece è più guerriero, ti sembra che sia degli unicorni. No. E nella difesa mi sembra che sia abbastanza bravo comunque. Sì, più che altro si è messo a difesa dello Shugenja. Ok. Scuoto la testa, e la salamandra fa, sei pronto per fare qualcosa? Laserone. No. Andiamo sul leggero. Momento. Oh! Faccio è diventato un adulto e evoco una rana. Esatto. Invoco gli spiriti del Chikushudo dicendo Hinokai Mino Ikari, punto la mano davanti, delle fiamme eruttano dalla mia mano e puff, iniziano a avvolgere, usando un raise per prenderne due e un altro raise per fare due round, a avvolgere lo Shugenja e il tizio. Devo fare una prova CD 55. Ma i coglioni. È perché lo voglio lanciare in un round di quinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Però lancio 13 K 7. Quindi diventa 10. 10 K 8 più 2. 10 K 8 più 2. 3, 6. 9, è quello che stavo facendo la prova prima. Se era fattibile. Sì, 10 K 8 più 2. Mi servirebbe un 10 però. Vediamo. 16. 23. Quindi K8 ne dire ne tengo via 2. Sì. 23, 29, 35, 44, 50, 56. 56. Ok. Di uno ce l'hai fatta. Sì. La rabbia delle fiamme e degli Shugenja si scatena per due round su tutti e due. È una potente maledizione che alcuni Shugenja evitano di lanciare, dice, perché è troppo dolorosa. Cosa fa? Praticamente sono entrambi considerati a livello down di ferite, quindi meno 40 e devono spendere un punto vuoto per agire. Porca troia! Però in realtà non hanno subito ferite. Okay. Sentono solo dolori lancinanti, gli bruciano i legamenti, gli bruciano i muscoli. E... solo, eh? Beh, tra due round non c'hanno più niente. E... ah, difatti, tra l'altro la cosa bella è che alcuni Shugenja hanno notato alcune disturbanti similarità tra questa spell e alcune delle Maho. La scelta apposta. E mi concentro tenendo le fiamme che iniziano a vampare su di loro, non bruciandoli, ma iniziano a contorcersi dal dolore. Allora, la barriera sembra un po' indebolita adesso, perché forse doveva restare concentrato sulla barriera,
mentre gli spiriti che stanno combattendo contro gli uomini della gru non sembrano assolutamente toccati da tutto questo e continuano a fare quello che stavano facendo. Resistete! Quindi gli spiriti sono proprio mandati dalla pietra e non dallo Shugenja che c'è lì vicino. Mm-hmm. Se qualcuno vuole fare delle cose durante la reazione, questo è il momento per farle. Si può fare una prova di conoscenza? Per associare alla pietra l'incantesimo e sapere se spaccare l'ossidiana è una cosa buona o no, perché di base... Ah beh, io lo posso dire durante la mia reazione. Però non l'hai detto. Lo dico durante la mia reazione. La pietra permette al Mautsukai di usare le invocazioni dei kami. È qui vicino, la volpe non sa quanto vicino, ma non lontanissimo. Dire che il Mao sono le invocazioni dei kami è un po' una sforzatura, però. Beh, per me quella di prima era una cosa del fuoco, quindi non so se è il Mao effettivamente. C'è ancora l'incantesimo della terra sopra? È più indebolito, ma c'è ancora. Sì, perché la prova di concentrazione la deve fare nel suo round. Ok, tu se perdi la prova di concentrazione, cioè se non ti concentri... No, io non ho concentrazione. No, da quello magari mi hai spiegato, ti ho visto fare. Se perdi la concentrazione sull'incantesimo... Perdi l'incantesimo. Quindi se ammazzo lo Shugenja, va via. Sì, anche perché lo Shugenja ha un meno 40 a tutti i tiri adesso, quindi... Io volevo fare un tiro di conoscenza terra d'ombra per dare qualche per scoprire se posso dare qualche istruzione ai soldati della gru per come affrontare gli spiriti. Questo sì, bravo. Che tiro di merda. Che cazzo sono quelli? Allora, aspetta. Oh mio Dio, sono trasparenti! 24. Beh, la prima cosa è sicuramente di non toccarli e di evitare qualunque contatto, quello senza dubbio. Quindi gli arcieri saranno forse avvantaggiati in questo caso. Ok, va bene, trasmetto. Se volete cambiare stance, fatelo adesso. Io attacco. Difesa, attacco. Il buon Kakita continua a rimanere in equilibrio, come ha fatto prima, che non ha fatto niente. Continua ad accumulare... potere. Si continua a accumulare rimanere sempre no. È una cosa nostra, okay. Ma lui ci piace. Non è che ma ci lui sta caricando, però dai, continua a restare in equilibrio. Ha già i capelli bianchi. Si alzano dei sassi lievemente da terra. Esatto. E invece no, semplicemente lui rimane fermo immobile in attesa del Mautsukai. E chiaramente chiunque stia guardando di là non vede, cioè c'è Kakita ma non lo percepisce in alcun modo. Non esiste in quel momento Kakita. Il tuo avversario, Ida, invece si mette in una posizione di attacco e basta, attacco semplice, e lo Shugenja rimane in difesa e l'altro in difesa completa. Quindi, Ivano. Come ho detto, tiro giù lo Shugenja. Almeno chiunque degli altri arcieri della gru. Puoi metterti in stance se non puoi agire? No. Però devi spendere un vuoto per mettersi in difesa lo Shugenja e anche l'altro. E cazzo. Direi che l'ho preso. Buono, minchia. Porca puttana. Direi che l'ho preso. Quanto hai preso? Tanto, ho fatto 3-10 e c'erano tanti 7 e tengo tutto. Però lui c'ha classe armatura alta e la barriera intorno. Mi ricordi 3-10, gli altri li tiro. Te l'ho detto che ce l'aveva la barriera. No, no, scusami, mi ricordavo 3-10, ho visto un monte di altra roba. Altro 10. No, non c'era. Ah, ok. Sono onesto. Non c'è. Allora, per ora sono a 48, 50, 52, 60. Ok, l'hai preso. Uso una freccia armor che c'ha ancora l'armatura di pietra, giusto? Quindi mi conterebbe il doppio come arma. Ecco, quanto... Ah no, non te lo posso chiedere in anticipo. Uso una freccia armor che così ignoro l'armatura. Qualsiasi armatura abbia, magico o no, la ignoro. Seconda freccia. Questa... Allora... 24. 20. Appunto, 20, 30,
38. E ignori l'armatura. Ignora l'armatura. Ignori la riduzione o l'armatura? L'armatura, okay. Il TN dell'armatura. Allora l'hai preso. Ok. Sono 10K3. 10, 8, 8. 8, 16, 30, 26, 33. Non è ancora morto. C'è la seconda freccia, aspetta. Questo lo Shugen già? Sì. Ah, che sfiga, è con 10. Beh, insomma, dai. No, no, non è un brutto tiro, però ne ha con 10. 8, 4, 24, 33. 33. Vedi che la seconda freccia si butta in mezzo il guerriero che era a difesa del, sì, dello Shugenja, e se la prende lui la seconda freccia, che pure ignora l'armatura, ma hai diviso 33 e 33. Per non fare torto a nessuno. Esatto. Kakita attende l'inevitabile, che verrà quando qualcuno spacca quell'ossidiana. Ida. Vado. Doppio attacco. Minchia, che merda. Doppio attacco, o comunque te non dà nessuna penalità, eh? Sì, sì, non lo so. Ok. Allora, ritiro gli 1, giusto? Un 1. Un 1. Che io okay. sappia. Giusto? Un altro. Vabbè, un altro. Perfetto. Coerente. 35. Preso. Anche perché c'era almeno 10 di prima. Ok. Avresti preso comunque, ma in più. 33. Preso. Ok. Prima martellata. 42. Ok. 42 danni con il martellato. No. 42 il tiro per colpire. Buono. Il secondo attacco. Ok. Quindi se con 35 l'ho preso. Sì. Ok, qui scusa, togliere. Un 10. Un 9. Un 5, un altro 5. E un altro 9. Quindi 10, 9, 9, 18, 28, 38. Danni. 38 danni e 33 prima danni, quindi totale 71. 71 meno 16. 65. 55. Scusate. L'ha sentito. Beh, coglioni, meno male. Ma a questo punto, lui che si è tenuto in questo in attacco. Momento in attacco, e non più però in attacco completo. Certo. Prova anche lui a fare due attacchi. Vai. Allora. Ho provato a prenderlo, ma è caduto. 6 che non sono così sicuro. Mm-hmm. 8, 16, 24, 35 e 9, 44. Allora io parto 35 base, poi ho 5 più l'anello terra più 3 di riduzione. Quindi ho la 5. Riduzione non c'entra adesso. Allora basta. È sui danni. Allora è 35 l'armatura. Ok. Quindi t'ha preso. E col secondo attacco vedo che c'è già un 10. L'1 lo ritira perché è un 1 e ha fatto 10 con il secondo ritiro. Quindi direi che ti ha preso. Si è svegliato l'audio. Direi proprio che ti ha preso. Vai. Allora fa 3 e 3, 6, 8, 8 e 9,
e basta. 25. Quindi sono 25 il primo attacco. Ok. E poi sono 9 e 19 il secondo. Ok. Ma fai un tiro, dato che ti ha preso con entrambi ed è la sua tecnica di granchio. Sì. Fai un tiro di resistenza. Il TN è 19. Sì. O vieni buttato a terra. Ok. Resistenza è? Resistenza è l'anello della terra, stamina. Ok. 19 hai detto? Sì. Sono per terra. Vedi che lui fa meno danni di quanti ne fai tu, però proprio ci si butta con tutto il peso e già lo sapevi, eri pronto a questo. E l'altro rimane in difesa completa, quindi cazzi. Lo Shugenja deve fare il tiro di concentrazione. Se ha concentrazione con la spell, sì. Sì. Che ha danni. Perché ha subito danni. Ok. Da te. Ok. Ho fatto meno anche dagli altri. Ma non credo che si sommino. No, però comunque meno, però 40 al tiro. Meno 40. Però questi sono 3-10. Che. Fai vedere giusto per sfizio concentrazione, perché non sono sicuro. Concentrazione vuol dire mi sa solo che deve dedicare tutta la sua azione per mantenerlo. Non credo che puoi perderla. Vediamo. Beh, tu intanto controlla 66. Ma quelli sono. Ma la difficoltà è pari alla danni. Situazione più i danni subiti? Lo scopriamo tra poco. Io nel deve usare una simple action per mantenere la spell. Ok. Se subisce più ferite che il suo anello della terra, deve fare una prova di willpower CD 20 più 5 per mastery level. È di terzo, quindi 35. 35, quindi 75. 75. 10, 20, 30, 39. Quindi era proprio appena preso la freccia. 50, 70. Già fatta. Proprio per i peli. I kami sono qui che fanno proprio le cose al pelo. Stasera è la serata Matrix dei kami. Minchia. Beh, sì, ma la prima cambiava tanto, Sì, la prima cambiava parecchio. Già. Anche perché mi sono messo proprio in assetto di istruzione per questo combattimento. E lo Shugenja viene praticamente sbattuto indietro dalla tua freccia perforante di prima, e nonostante la seconda freccia se la sia presa il suo compagno, perde la concentrazione. Voi vedete proprio in questo momento la barriera scomparire. E mentre cade per terra si vedono le fiamme che tipo gli entrano in bocca e nelle orecchie, e si inizia a urlare dal dolore perché fanno un male cane. E il Mao, non fanno ferite. Che non ha ancora fatto niente adesso. Beh, la barriera, sì. Sì, decisamente. Spero che non mi blocchi a me, perché poi mi serve capita. Dov'è? Qua. È di Water 1. Water lui ha 6. 2, 4, 5, 6. E è di... Allora, quello che ha fatto più danni finora è Ivao. Un po'. E voi vedete che dall'ossidiana parte un raggio violaceo nerastro. Counter spell! Ah no, è un altro gioco. Ricordati che ha un più 15 alla CD. Ha un più 15 alla CD, ok. Quindi, essendo di primo, sarebbe 10 di base, 25. 25. 20, 28, eccetera. E il tuo braccio viene colpito, il tuo braccio destro viene colpito da questo raggio, e senti un dolore lancinante, come se qualcuno ti stesse piantando dei chiodi sotto alle unghie mentre ti inseriscono degli aghi nella pelle. Micchio, livello 1. Sì. Tutti i tiri di azioni fisiche, di azioni fisiche fatte con quella cosa, con quell'arto, hanno un più 15 di penalità. Non è una gamba, quindi non puoi ancora muoverti senza problemi. Niente controtiro. No. Cazzo. Che trochi. Beh, io ne ho dato meno 42 senza controtiro. Mm-hmm.
Tu hai più 15 alla difficoltà tutto quello che fai con il braccio. Vabbè. E due tizi. Lo Shugenja ha perso la concentrazione, però ha speso il vuoto, quindi volendo può agire. Anche l'altro. Giusto. Tra l'altro in difesa totale. L'altro continua a stare in difesa totale perché la usa per difendere lo Shugenja. E lo Shugenja a questo punto, lo Shugenja usa gli incantesimi normali. Non è un Mao Tsukai. Gli consiglio anche di usarne, gli do un consiglio da Robè di usarne uno di livello basso. Beh, sì, non aveva intenzione di fare robe di livello alto. Dove diavolo è finito il fuoco? Qua. Perché gli ha aumentati 8 rank praticamente da stella. Come coglioni. Allora. Lui di fuoco a 5 ed è di rank 2. È fantasy giappo. Oh, gandandandan. 10. 20. 30, c'è cioè meno 40, vero? Sì, dovrebbe fare 70. No, perché 70 è di livello 1. È di livello 1? Non hai detto di livello 5? Hai detto no, lui ha 5. Lui ha 5, ah, di okay. Anello. Allora è 50. Ok, comunque non ci arriva. I CC sono sempre una delle cose più fatte. Anche uccidere uno con un colpo. Ivao. Come Ivao? E io? Tocca lui. Ah giusto, tu sei talmente in fondo che esatto, mi dicevo, ma grazie. Kitsune allunga una mano verso Kakita e mentre allunga la mano si vedono delle fiamme negli occhi di Kitsune, la salamandra che si gonfia e diventa una specie di elementale di fuoco che gli gira intorno, mentre le fiamme avvampano e i capelli di Kitsune si muovono dal calore. Kakita-sama, alza la spada. Tu ti aspetti che Kakita lo faccia? Sì. Deve farlo per fare quello che no. Vuole fare? Ah, vabbè, okay. Devo toccargli la spada. Se non lo fa è molto meno epico, perché vado lì e lo stoccaccio che non tocco la spada. Però... Vi ho detto che non ho bisogno di aiuto. Non è un aiuto, questo è il volere di Zawao. Ed è vero. Sbuffando mette la spada davanti a te. Mentre le fiamme praticamente quasi per il calore mi spingono via, io vado per toccare la spada. È 10k10 più 4 e... perché spendo un punto vuoto e magari sbaglio. Se adesso sbaglia Kakita ti taglia a metà. 10, aspetta, sono 6, 8, 9, 10. 10k10 più 4. Devo fare per lanciare un round sono 6x5 30, 30. Più 30, 60. 10k10, te la giochi. Ma c'è anche un lucky, ci provo. Questo mi sa di no. Perché questi solo sono vedo questi veramente scarso. Sono 20, beh tengo tutto. Sì, ma... Quindi 30, aspetta, 30, 41, no, lucky. Quanto devi fare? 60. 60. Tiro impegnativo. Lo sì, so, è la spell più potente che ho. Peggio di prima. Temo di sì. Hai fatto 4-1. È inutile. 30. Posso usare un altro lucky? Vedi tu. Finché ne hai. E due. Dai. Che tiri di merda. Non c'è neanche un 10. Quindi questo sicuramente. Stai chiedendo no. Tanto anche 10, te. 20. 31. Aspetta. 10. 20. 33, 40, 56. E c'è più 4. Più 4, 60. Grazie Simo. E te? Guardate, quindi vedi, faccio così. Prima la tocco e c'è un'esplosione di fiamme che mi spinge indietro tipo di un metro e mezzo. Io vado avanti bruciacchiandomi un po' la faccia. E urlo. Izawa no, no! Tocco la spada e pum, la lama diventa immediatamente bianca. Pura di fiamme, intorno si inizia a vedere l'alone e si vede le maniche della nuova veste di Kakita che lievemente bruciano i fili sull'angolo. Oh. E gli lancio Soul Blade. No, no, no. Dura 5 round, 186. 186 round.
186 round. Beh, no. Beh, tra l'altro, per farla durare di più, è un 3 raise un round. 3 no. raise un round, sì. Porca troia. Pesante. Sì, ma è quella che stunna. È quella che ogni colpo stordisce automaticamente senza nessun tiro e non esiste nessun tipo di invulnerabilità che la può bloccare. Che quindi in teoria è utile per l'ossidiana, spero. Ah, e ovviamente quando tocco la lama, cioè questa esplosione di calore, io vengo scagliato indietro e sono prono. E si sente anche il rumore di una fenice in lontananza. E ho buffcato per terra, mezzo bruciacchiato, fumando. E la salamandra fa... Brava, bravissima. Ivano. Sei riuscita grazie al più 4, brava. E sei ancora in linea di visuale al coso, io retro... vado un attimo indietro per tenermi in braccio, trattengo il dolore e sparo una freccia sopra, perché sento che non ho le forze per fare il mio tiro coordinato con la doppia freccia. 2 e via 2. 10k2. Allora faccio un raise, 2 raise. Sullo Shugenja non ha più la protezione della pietra, giusto? No. 2 raise e basta. Due 22, 30. 30, 40. Dimmi quando arrivo, 50. 56, basta. Ok. Voglio tirare? Ok. E con il più 15. No, dimmi quando arrivo, se no ritiriamo anche 10. Tra l'altro, scusate, per chi non è quello che l'incantesimo che ha lanciato dicendo lo fa in giapponese cercando col traduttore era Ira fiammeggiante di Isawa. No. Allora, 18, 25, 20, 32, 40. È rilanciato, ti ho lasciato. Grazie. 40 danni. E l'altro suo compare si butta a prendere la freccia per lui. E schiotta. Morendo. Lo prendo lo stesso? Sì. Se si intrappone? Ok. Sì, si frappone. Scusa. In realtà ha l'armatura più alta lo Shugenja. Va bene. Per una commistione di abilità sue. Ok. Quindi è più facile prendere quello corretto. Ma guarda che gli Shugenja dipende. Io se avessi pompato veramente come la volpe che affine alla terra, sono delle montagne di punti ferita. Infatti. Cazzo sì. Di creazione. Kakita a questo punto guarda la spada e fa: lo faccio per Isawa. Per i lupi. No, lo fa solo per Isawa. Ma io ho detto per i lupi. 30, 40. Qua c'è anche il 10 da ritirare. Taglia l'ossidiana in due. Tra l'altro, mi immagino che quando muove la spada. Lui no, il movimento non è praticamente non percettibile. Il movimento secondo me si vede solamente perché si vede l'aria, che per un istante come la realtà quasi che si squarcia, per un secondo fa tipo... Il movimento è talmente veloce che lo vedete solo rimettere la spada nel fodero. Dopodiché la pietra cade divisa sbieco. In due di sbieco. Alla Gammon quindi proprio. E vi rendete conto che gli spiriti sono parecchio indeboliti da questa cosa, ma soprattutto il Mouzukai non può più lanciare incantesimi attraverso l'ossidiana. Questo lo sapevi già. E a me piace vedere che secondo me per terra c'è una riga lunghissima di tipo 100 metri bruciata. Ritorno al futuro. Esatto. Però sottilissima. È il motorino di Ritorno al futuro. Kakita rinfodera la spada e fa: adesso fatti vedere. O dovrò venire a cercarti e non ti farà piacere. Ma stai da prima. Ok, io sono stato atterrato e faccio una risata. Qualcosa hai imparato. Sono molto contento che tu sappia anche combattere in maniera leale. Vediamo se sei arrivato a un livello superiore. In maniera leale. Io ho sempre combattuto in maniera leale. Uccidere i bambini non è mai leale. Faccio leva sulle mie gambe, ruoto sulla schiena, proprio come un granchio che deve rimettersi in piedi dopo che è stato cappottato. E a questo punto provo ad atterrarlo io, applicando una tecnica del granchio. Per atterrarlo, siccome per il mio martello ho un raise gratis per atterrare, uso anche il colpo devastante. Quindi il primo attacco lo faccio con il colpo devastante.
Stance, attacco totale. Ok. Allora, il colpo devastante, se va a segno, abbasso la sua riduzione di 4. E se ho successo, quindi lo colpisco, indipendentemente dal danno, confusione per lui. 10, 10, 9. E la difficoltà quant'è? 9, di cosa? Di buttare a terra. Non sappiamo. Non lo so, no, io so solo che ho un grace gratis se tento di atterrare. Perché c'è la cosa di atterrare. E infatti sto andando a vedere le manovre. Buttare a terra, tiro di forza contrapposto, incremento pari al numero di gambe dell'avversario. Eh sì, perché buttare una roba con gambe a terra è più difficile. Allora, ho fatto 20, dunque 38 e 8, 46 e 8, 54 e 2, 56 per colpire. Io non credo che lo butterai a te, cioè che lui riuscirà a non essere e buttato a terra. E se sei una Marilith? Non puoi essere buttato, o sei automaticamente o buttato a terra. Perché è una gamba sola. No, in teoria no, non ha gambe. No. Respiri, ok. Lo butti a terra. Quindi va in confusione. Appunto. Lui. Quindi cade, secondo me tira una bella cragnata per terra. E gli fai anche il danno. Sì, sì, adesso giusto? Faccio il danno. Granchio spacca! Praticamente l'hai presa una rotula. Sì, però ha colpito il nervo che probabilmente lo uccide sul colpo. Pull! Pum! E parte la rotula, arriva a mouse. Perché è la rotula di Kenny il guerriero. Allora, lui riduce 4 in meno su sto colpo, io sì. Faccio 14, 24. Quindi 20. È ancora vivo. E adesso c'è il secondo attacco. Allora non è più vivo. È ancora vivo, e allora non è più vivo. Okay. Ma io c'ho il secondo attacco. 2-10 eppure a te. No, sono ancora di. Non mi hai fatto. Allora 29, 37, 43, 51. Preso. Ho detto che non era più vivo. Ida spacca. 17, appaiono dei kanji. 23, 28. 28 e 9, 37. Come lo. Come gli dai il colpo di grazia? Cos'è il tuo colpo di grazia? Il mio colpo. How do you wanna do this? Con lui il mio colpo di grazia è molto particolare. Io carico col martello, prendo la rincorsa come per tirarglielo sulla testa, mi fermo all'ultimo, lo giro nelle mani e gli pianto il pomo sulla gola, nella trachea, sfondandogliela. Ah! Arrogante. Minchia. Poi lo guardo e gli dico: senti quest'aria che ti manca? È la stessa aria che mancate ai bambini mentre bruciavano. E muore. Fatality. Finisci. Mao. Maramao, perché sei apparso? Maramao, perché sei ancora vivo? L'ossidiana è distrutta e voi però sentite una risata echeggiare intorno a voi per un attimo e dopodiché una voce che avete sentito solo poche volte di sfuggita vi dice: beh, devo ringraziarvi per tutto ciò che avete fatto per me fino ad ora. Non pensavo che sarei arrivato così vicino a uccidere tutti quelli che mi interessavano. No, fa troppo casino. Ma dopo tutto, sono contento che abbiate ucciso i miei uomini. Ogni ferita che avete portato ai loro corpi sarà benzina. Ah già, voi non sapete che cos'è. Darà vita ai miei incantesimi sempre di più. Ogni goccia di sangue versato sarà parte di quello che posso fare contro di voi. Bla 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 bla. Tu sarai il primo ad andartene, mio caro Kitsune. Dovevo farlo, scusate. Sì, sì, vabbè, ci sta. E a questo punto io, Kakita la spada ce l'ha, quindi a me può anche succedermi qualcosa. Eh,
Allora, è della terra in cui abbiamo detto che lui ha 6 ed è di rank 4. Ma è della terra Mao o è della terra è terra? È della terra Mao. Ok. Più 15, giusto? Ok, più 15. È di quinto, quindi per lanciarlo in un round? Di quinto sarebbe 25 di base, 50 in tutto. Quindi 65. Bravo. Se c'è il malus. Sì, 65 senza malus. A meno che non voglio usare i raids. No, non usa dei raids. Sicuro? Non gli serve. Non gli serve, preoccupato. Non gli serve. Esatto, infatti. Oh, allora, questo è un 10. Questo è un 10. Quello è un 9. Siamo 29. 30. 30. 40. Tiene tutto? Esatto, sì. Sì. 48. Oddio. 50. 54. Aspetta di tirare, aspetta di tirare. Quant'è? 54. La difficoltà abbiamo detto 65. 5. Deve fare meno di 11 con due dadi. Esatto. 54. 9. Sì, c'è anche il suo 63. Più 5. Ah, perché tu c'avevi un più 4. Io c'avevo più 4, però il mio era usando era 14K10 di base. Lui c'ha più 14K10? Su delle cose del Mao, ah. Sì. Cazzo. Non più 10, più 5. Ci avrà più 4, allora gli passa almeno. Sì, di almeno di un paio. E a questo punto possiamo rimettere la musica inquietante? Peccato. Tu bene, senti... la tua pelle invecchiare istantaneamente è una sensazione orribile, perché è come se dovessi ancora addosso la pelle di Bayushi senza averla addosso. Senti le ossa che iniziano a scricchiolarti, invecchi di 10 anni in un attimo. È terribile quella. E tirati 7K7 danni di ferite. Tredici e tre. 16. 22. 23, 24. E 11. 35. 35 danni di vecchiaia, quindi. Quindi. Qua sono 15. 6, 12, 18. 24. 34. Sì, ma detto. Meno 15. Ah, okay. Il primo rank mio è 15. Sì. Poi 6, 12, 18, 24. Mm-hmm. Quindi ne ho 24 più 15, 39, ne ho ancora 2, no 4 qui, 4. E sono a injured. Sì. Coglioni. Peccato, se mi one shottava con un colpo sarebbe stato bellissimo, perché non mi faceva niente. E però non ne ho one shottato un colpo. E invece no. Gli spettri stanno continuando... Ma a questo punto vediamo chi sta vincendo. Ma compare il Mao? Il Mao compare. Adesso lo tiro di qui. 10. Stanno vincendo gli uomini dell'agrum in questo momento. No, male. Il Mao compare. E l'aspetto è... non è quello che avete visto nelle visioni. Nelle visioni esattamente. Perché assomiglia molto a invece quell'altra persona che avete visto, che tu avevi visto appesa alle sue spalle nel tempio. Il leone. Che non era neanche il leone. Era lo scorpione? Neanche. Che cazzo era quello? Era lo zio di Akuseki. Che portava dentro di sé. Quindi ha ricambiato la corpo. Bestia. Non ha ricambiato corpo. Scorpione. Vedete che ha una profonda ferita più o meno rimarginata sul ventre. E ha una spada simile a quella che ha Kakita in mano. Ma non è infilata. Accesa con l'ira di Zawa. Non è accesa con l'ira di Zawa. Ed è però ancora un po' in là. Quanto in là? Una trentina di okay. metri. Sta a me, finalmente. Caso. Sta a te. Laserone. Sei con meno 15. Vabbè, dovrei lanciarmi un paio di round. Sta a me che... prima voglio sapere, chiedere al master, se dalle mie conoscenze di magia, e sono abbastanza bravo in quello, gli spiriti evocati, mm-hmm. evocati probabilmente dal Mao Tsukai. Sì. Che io sappia, per spiriti evocati in questo modo, basta il comando o devi dargli anche l'intenzione del comando per comandarli? Da quel poco che non sei un particolare esperto di Mao, basta dargli il là. Ok.
Poi in genere è la loro ira verso chi è ancora in vita che li porta avanti senza dover. Io ci provo, perché almeno 15, io ci provo. Provo a attingere al vuoto, mi concentro e cerco di collegare un istante i 30 metri che separano il Mao da me. Mi concentro, invoco i cammi. 5, 5, 10, K5, spendo un punto vuoto. La CD è... in realtà è di secondo, quindi la CD sarebbe 10. Non mi serve spendere il vuoto. 10 più 15, 25. Ok. E voglio dire... ritiratevi, tornate da dove siete venuti! E il Mao lo dice a voce alta. Con la sua voce. No! L'effetto è che voi vedete il Mao davanti a voi che vi dice: ritiratevi, tornate da dove siete venuti! Ma non comandandolo agli spiriti. No, purtroppo l'ha detto genericamente a chi stava davanti a lui. Lo so, però pensavo gli spiriti ascoltassero la sua voce. Però in realtà ci vuole anche l'intenzione, a quanto pare. E niente. Sarebbe stata una figata. Sì, sarebbe stata una figata. Era una bella idea, purtroppo. Era un bel cheat, sì. Basta dare il là e loro vanno per i fatti loro. Ivao. Il guerriero è rimasto. Lo Shugenja. Forse in realtà è un bene che prende la tua combattuta contro il Mao. Lo Shugenja è ancora vivo, è stato in difesa completa questo round. Ok. Una freccia a lui in una un angolo no. Giusto, la Shugenja non ha più il meno 40 appunto. Una freccia a lui, una freccia al Mao. Non ha più il meno 40 ma comunque il meno 20. Preferito. Gli diamo tutto il meno. Vai. 10 19 26 20 26, 36 è brutto. 36 più 4, 40 più il più 15 del braccio. Non era un turno solo? No, sì. Quanto dura? Dura di più. Ho capito il turno, scusami. No, no, perché ti dura. Sono andato troppo indietro. Che diavolo. Sono di livello 2. 10 round. Tantissimo livello 1, ma coglioni. Sì. Cominci a segnare i round. 2. Quindi no, non l'hai preso. Tira la seconda freccia. 2 e 1. No, uno lo posso ritirare. Meglio. 7, 14, 21, 28, 28 più 9, 37, 37 più 8, 43, meno 15. Ciao? No. Quanto cazzo ha d'armatura? Di più. Merda. Le tue due frecce vanno a vuoto. E Kakita però in questo momento Vede il nemico. Mette la spada davanti a sé. Fa: questa è l'ultima volta che tu o uno come te calcherà le strade di Rokugan impunemente. Oggi la tua vita finisce qui e sarò io a metterci fine. E dato che era in attesa Da ore, in equilibrio, usa pure un punto vuoto. Sembra giusto. Praticamente sì. E parte all'attacco. Allora sono. Vai in attacco completo. 10 K10 più 10. Qua ci sono due 10. Almeno è coerente con se stesso, Claudio. Sì, sì, io sono, sono imparziale. E non è che ignora completamente l'armatura. Sì, sì, ma infatti lo prende senza nessun problema.
Se spendi un punto valido, credo che puoi aumentare alcun danno sulla katana. Se l'hai speso per il tiro per colpire. Sì. È l'unica arma che accenta il punto void sul danno. E lo farà. Lui di katana tira. Senta che ignorava tutto. Se... ignora l'armatura ed è automaticamente stordito senza tiri contrapposti. Sì. Niente, no, non la perentorietà capito. Con cui hai enunciato. Eh no, perché è un incantesimo di sesto livello no, che non fa danni extra. Certo. Io li devo per quanto è gigante questo incantesimo. 10, 20. È un incantesimo che lo scioccheggia non serve a niente a se stesso. No. Però fa un male terrificante a chi lo prende. Niente, non fa male, quello è il bello. Non fa male. Ma che cazzo, stordito. Ma non ti fa male. Eh no, sta fermo per 5 round finché quell'altro. Gli fa senso, secondo me nella sua mente si vede, se lo stordisce veramente non è tipo immune in qualche modo, secondo me si vede in mente l'immagine di Izawa. Fiammeggiante. Allora, 26 diviso 4? 26 diviso 4, 4 per 6 24 sono 6, qualcosa. Ok, lui prende 6, qualche cosa. Facciamo 7. Perché diviso 4? Perché evidentemente ma quella lì ignora qualsiasi non tipo è di invulnerabilità. Non è un'invulnerabilità e non è una riduzione. È che Kakita prende parte delle ferite che gli ha fatto. Ah, ok. Curalo. La maggior parte, oserei dire. Perché ne prende il 75% lui. Ma come se niente fosse, fa anche il secondo attacco. Voi vedete che il suo kimono si quarta praticamente dietro. Cioè, non ho capito, scusa, prende un quarto dell'attacco o tre quarti? Lui prende un quarto. Il Mao Tsukai prende un quarto. Però è automaticamente stordito comunque. Sì. Meno che così. Cazzo di stelle! Fastidioso, uno delle tre specie più fastidiose del gioco. E che vi avevo detto che ce e l'aveva, Mao, perché sì, l'avete visto nella visione. Per questo allora è un vantaggio che la spada non faccia più danni. Comunque l'ho preso anche l'ha ripreso stavolta. Anche stavolta. Sì. E si è fatto malissimo. Stavolta si è fatto male, sì. Perché i 4 che i 5 che tiene sono questi. Quindi tiene 27 37 38 danni. 9 virgola qualcosa. Quindi fa 9 al Mao Tsukai e 29 a se stesso. Vedete che il kimono di Kakita è già praticamente a brandelli. Ha due grosse ferite a X sulla schiena. Non conviene che lo curo. Lo curo di 8 a round per tipo 20 round, però 8. Vabbè, lascia fa. E dopo il secondo colpo fa: non avvicinatevi, lasciatelo a me. Voi occupatevi del resto. Come si vede? Com'è stordito? Il Mao? Si vede qualcosa? No. Non si vede niente. No, quindi è ancora lì in piedi, bello plateale. Sì, è ancora in piedi fermo, perché in realtà il suo corpo è stordito, non lo può usare. Però lui dentro è... cioè, perché giustamente lui è un possessore di merda. È lì. Sì. Lo sta tenendo su, anche se non può fare tecnicamente niente, perché il corpo non risponde. Sono 8 ore, un'ora di tempo. Ida. Di lancio, direi di no. Io vado a menare lo Shugenja. Può essere una buona idea. Anche perché in questo round lo Shugenja attacco totale in difesa e basta. Non dico per la pietra. Dai, la pena di darlo di 8. È un più 2 K1 attacco totale, ricordatelo. Yes, sì, sì, ma non vuole che ti avvicini. Ah, mi ha detto di lasciarlo a lui, giusto. Però ha detto non avvicinare. No, ha detto non avvicinatevi. Sbaglio? Giusto. 37. Lo prende la lettera. Cazzo, questo è tocco. Non posso preso perché non è più in difensiva completa. Ma infatti bersaglierò di frecce il Mao, perché tanto ha detto non avvicinatevi, non lo fare. Ho fatto 3-10. Ok, è morto. Ok. Vabbè, questo lo spapolo proprio come una martellata. Bene, fine della magia. Sei sicuro, Kakita? Non fate nulla. Chi è rimasto? È rimasto il Mao. Il Mao è stordito, quindi sta Kitsune. Kitsune. Intanto gli uomini stanno ancora in vantaggio. Gli uomini della grande. Io adesso vado a dargli una mano. Perché Kitsune a questo punto, per una volta, ascolterà Kakita. Nessuno ti disturberà.
mi concentro, inizio a recitare un incantamento, muovo la mano a semicerchio davanti a me e lancio polvere luccicante. Ah! Il casino più potente dell'universo, almeno a fumble. 3, 6, 9, 10. Direi che anche col più 15, con 2 10 l'ho lanciato. E creo un muro di fuoco intorno a Kakita e al Mao. Ah, bene, così non vedete nemmeno cosa succede. Esatto. Dentro. Ottimo. I lupi si fidano di un altro lupo. Sterminalo. E le fiamme coprono tutto quello che sta succedendo. Ok. E poi si riapre, c'è il Mao col corpo di Kakita e la katana a mano. Ciao. Finita, addio. Vedi a fare i samurai di merda che si fidano della parola, eccetera eccetera. Ti dico quanto è alto il Mao. Sfizio. Io ho alzato un muro di fuoco per arrampico su un albero. Dura, cazzo, dura solo un'ora. Dura solo un'ora. Chi lo passa sono 6k6 danni. Cerco di farlo nel più breve tempo possibile ed arrampicarmi, quindi tirerò atletica per farlo. È largo un metro e alto 10. Hai un più 15 anche ad arrampicarti. È alto 10 metri. Meno 15. Sì, sì, un più 15. Ok, scusa. Quanto è alto? 10 metri. Ok, no, non vedi. È largo 1. Non vedi nemmeno alzandoti sopra. Il muro è troppo spesso e alto. Stracolpiti. Ma no, questo è per arrampicarmi. Ah, scusa. Ok, ti sei arrampicato e dall'alto dell'albero su cui ti sei arrampicato vedi ancora un pezzo di muro. È talmente alto. 10 metri. No, no, aspetta, se era 10 metri non mi arrampicavo, cazzo. E tra l'altro, che tra l'altro posso restringerlo e farlo ancora più alto. Ci avevo capito che era 1-2 metri, no? 10 metri di muro di fuoco che dura un'ora. Ah, che cazzo faccio? Contento? Ho punto di ispirazione. Che c'è da attaccare? Gli spettri? Sì. E che cazzo gli faccio con l'arco? Prova a lanciargli. Beh, gli stanno combattendo quelli della Cruno. Sì, stanno anche vincendo. Il sono tizio zombie, è protetto. Sono non morti. È protetto un po' il tizio che gli ha fatto la cosa. No, 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 sono non morti. Giusto? Allora. Sono non morti. Quindi allora, sono corporei. Sparo. Vabbè. Una freccia gliela sono lancio. Sono del Jigoku, non dovete farvi. Ah, vabbè, non cazzo da fare, una freccia gliela lancio. C'ha ancora due round vai. Pieni, Kakita di spada. Aspetta, terzo round, fammelo. Kakita è a destra o a sinistra? In generale, di cosa? Se devo dire una cosa così, destra. Ok. Perché avevo tirato due set di dadi senza dirvi quanto hanno fatto. No, giusto. Così ah, per so sapere a chi era. È. Ok, ok. 4, 10... Però se lo ricolpisce 50, 40, è sortito di nuovo. 52, chiaramente lo sviglia i danni. 52, 60 su uno di questi cosi. Preso. Si ferma la freccia, gli entra dentro, gli fa qualcosa. Ok. No, no, vedi che lo colpisci. Però allo stesso tempo è come se fossero fatti di nulla. Fa un culo. Ah, bello. Uno ritiro. Uno e fa. 2, 4, anzi no, 10, 20, 30, 40, 50, sì, ok, l'ho beccato anche la seconda volta. Dice perché pare che sia facile prenderlo. Quello è un 10. Allora, 9, 10, 7, 9, la salice è questo. Solo 4 ne tengo. Ok. L'ho cannonato. Ok, l'hai annichilito. Ho capito. Tipo 4-10. Ma c'è te! Lo sparava al Maui. Ma non voleva Kakita. Ma poi ritorna... ti saresti ma chi se ne frega, ma gli hai fatto dei danni. Anche a distanza? Eh sì. Accidente. Secondo te perché non gli ho sparato il raggio in ferro? Vabbè, uno l'ho annichilito, mi tiro per l'altro. Gli ho fatto 68 danni a uno. Ma non hai ancora raggiunto le vette di Xiang comunque. Aspetta, l'hai nominato. 3-10 danni. Attenzione. 4, un altro 10. E un 9, ah però. Fai schifo comunque. Ha 4-10 di nuovo. Ma il tiro per colpire o i danni? No, sono danni. Vabbè, è morto pure l'altro. Hanno 30 punti per okay. 65. Boom, no, boom. Secondo me il suono che si sente è...
il palloncino. Vedi, vedi la gru che sta combattendo cos'è? Ah, e non c'è più la testa. No, ma poi più che altro la cosa bella, immagino che tu sei avvicinato per scalare l'albero, hai guardato il muro di fuoco e hai detto troppo alto. Vado anche io a dare una mano ai soldati della gru, perché questo bisogna fare, quindi... Ma non c'è uno Shugenja di merda? No, è morto. Ah, dei nostri. Loro. Dei vostri c'è tutti. Che del coglione di merda. Attacco totale. Qualità minata. 1, 2, 3, 4. Ritiro un 1 che fa cagare. E poi ritiro per il 10, meglio. 9, 8, 17, 24, 34, 38. Beh, degli scheletri speriamo di sì, eh. Allora, un 10... Sono una roba a metà tra un fantasma e uno scheletro. 7. A me basta che la freccia gli si pianti dentro. 14, vai. 20, 30, 38 danni. Sì. Ok, un altro è andato. Il secondo. 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 e 7, 28, 28 preso. E 5 preso. Ho fatto 2 10 di base. Dato. Ok, bene. Anch'io ho scoppiato due palloncini. Non sono l'unico, quindi. Non sapete che cosa stia succedendo all'interno del muro di fuoco, ma a un certo punto sentite Kakita urlare: "No!" Se lo piglia. Ma se lo può interrompere. Pochi istanti. Sì, però. E pochi istanti dopo, tu che stavi guardando la scena, voi che stavate bersagliando gli spiriti, vedete una specie di ombra rinascere da attraverso il terreno di fianco al daimyo, che è il Mautsukai. Il papà di Kakita? No, l'ombra. L'ombra è il Mautsukai. Ah! Ed è di fianco al daimyo. E sta allungando una mano verso di lui, ma ha già fatto il okay. suo round adesso, quindi sta a Kitsune. Spengo il muro, chiedo ai Kami di spegnere il muro. Cosa vedo? Stacca, Kakita stacca. È in piedi, feritissimo. Kakita è molto ferito. C'è ancora un round di spada. Ma più che altro vedi che... C'è il corpo fatto a pezzi del Mautsukai che è uscito tipo in ombra, immagino. Esatto. Ok. Domanda molto semplice. Dimmi. Primo, anzi due domande semplici, una non proprio semplice. La prima è, la possessione del Mao, mm-hmm. immagino sia un potere Mao, non un potere di corruzione. Sì, esatto. Ok. Quindi quella è inutile. Ah, il corpo è rimasto solo la pelle di quello... C'è qualcuno vicino al daimyo? Che c'era. Se il daimyo dovesse sparire per qualche motivo, basta che allunga la mano e c'è qualcun altro l'intorno proprio vicino. Beh, o ci vuole no, un molto po' di lontano effort? Perché comunque un paio di guerrieri erano rimasti vicini al daimyo per proteggerlo. Ok. Il daimyo mi sembra pronto ad agire? Il daimyo ti sembrava pronto ad agire contro gli spettri, però non, è non ti sembra che si sia ancora accorto di... Ok. Se mi sembra... Posso fare una prova di difesa, tipo per capire se agisce prima lui o il Mao? Difesa su che cos'è Kakita? Dimmi. Difesa su che cos'è Ida? Difesa è su riflessi. Riflessi è fuoco, giusto? Sì. Sì, no. Riflessi è aria. Beh, quella spero fosse l'iniziativa del daimyo, no? Hai fatto un tiro di merda? No. Della Madonna. 24. Agiranno esattamente in contemporanea. Esattamente in contemporanea. E allora di nuovo io ci provo. Io corro verso il daimyo. Quante probabilità c'erano? Corro verso il daimyo. Urlando ai guerrieri che ci sono intorno: allontanatevi immediatamente! Dando anche se riesco una spintarella per farli muovere. Vado dal daimyo. Tocco una spalla e cerco di portarmelo sottoterra.
tecnica della marmotta. C'ho un meno 15, però è di primo, quindi, però con un raise perché voglio fare due persone. Sono terra, quindi 4 più 1 del mio spirito, 5 più 5 della scuola. Tengo 5, spendo un punto vuoto, mi sembra importante. CD è 15 più 15, 30. 35. No, perché un raise ce l'abbiamo più, 30. 2 10. Sì. Più varie altre. 3 uni, però 2 10. No, 4 uni. Urlo le cose così, prendo il daimyo per la spalla. Mentre me lo porto nella terra, lo giro verso l'ombra per fargliela vedere. E faccio adesso il mio movimento sottoterra col daimyo. Teoricamente è quando lui deve scendere giù. Quindi iniziamo a entrare, io praticamente sto aspettando che tocchi a lui. Vediamo se fai in tempo a fare proprio tipo sai il... L'ombra è fuori. L'ombra è fuori. E però ha sparato faccia all'ombra. Ale. Magari gli fa un cazzo, però sta in ombra. Beh, non è possiamo scappare tutto il tempo, perché sennò va un altro guerriero, lo tocca e se lo piglia, quindi qualcuno deve picchiare. Cacchita. Ah, adesso no, c'è un'altra cosa di Kakita che notate. Ha due spade. Musashi! Cazzo, me lo poteva dire, gliela faceva tutte e due, diventava una macchina da guerra. Ah, già lo è. Spade? La spada è già rimasta lì. Ah, quindi c'ha due spade di Attorianzo. L'ho preso? Sì, cazzo. L'hai preso, non gli fai 10, niente. 20, 30, 40, 50, niente. Mi immagino proprio l'ombra che fa. C'è una povera che non No. Viene colpito e consuma il legno della freccia. Lentamente però. Istantaneamente, ok. In pochissimi istanti, vedi proprio che è come se diventasse vecchia di decine di anni in un secondo. Cosa che potrebbe succedere anche a voi. E non gli fai assolutamente nulla. E allora spara un altro scherzo. Aspetta, no, troppi dati. 3, 9, 10. Anche perché io me lo immagino un po' come Voldemort, no? Lo scelgo in Dodge, che quindi vuole prendere solo le persone importanti. Certo. Non si abbasserebbe mai a prendere... Finora ha preso solo persone importanti. Quindi se non avrebbe preso di togliere il Xiang, se fosse... Però cercato di prendere me, quindi sono avrebbe importante. Preso Kakita. Sì. Sì, ma Kakita non credo. Ma voi vi vuole morti per un qualche motivo. Che ancora... Quanti PF hanno? Avevi detto 30? Sì. È morto. Ok. Kakita parte. È l'ultimo round, completamente imbersa. È brillantissima, ma si sta spegnendo. Parte completamente imbersa. Vedete che è super ferito, ma non gliene frega assolutamente nulla. È l'ultimo round, nulla. Giusto? Di spada. Quando tocca a me, c'è tutto il mio round e poi finisce. Ok. Quindi questo round funziona. È l'ultimo round di Kakita che ha la spada. Cioè, che ha la spada. E ne ha due? Beh, una lo può ferire normalmente. Due. Quello mio è un bonus. Certo. E lo carica. E più che altro non era stordito perché è uscito dal corpo. Ciao Kakita. Però ha tirato basso. 3, 6, ma guarda che il Mautsukai ombra non ha quasi un cazzo di armatura. 12. È in forma come un budino. E poi tanto Kakita in questo momento tiene tutto, quindi... Se Kakita non dovesse morire, ma dovesse riuscire a rimanere vivo per un'ora... Se lo porta in vita. Preso l'ha preso. Dagli. 3, 6, 7. Aia. 10. Ma adesso non si prende il doppio danno, cari miei. Perché non c'è più un corpo da ferire. L'incantesimo era sul corpo. Devi avere il sangue per usare la magia del sangue. Che non prende i danni Kakita? Sì. Ah, ottimo. Beh, non lo può stordire, però. 10, 20. No, chi lo sa che non lo può stordire? Sta colpendo proprio il suo spirito. Il corpo stordisce. No, non puoi stordire il corpo. Lo spirito. Ve l'ha detto prima. Sì, no, però adesso però sta colpendo lo spirito. Adesso sta colpendo lo spirito. Quindi... Mentre prima colpiva il corpo. Quindi può essere stordito lo spirito? No. Ok. Però si è preso 40 danni secchi. Con il primo attacco. E senza il coso che ignora l'invulnerabilità, però con quella spada gli faceva danni uguale, però. Gli faceva danni uguale, ma non tutti e 40. 3... 6. Anche il secondo attacco credo che l'abbia preso abbondantemente. Scusa, fai qualche raise per incrementare il danno.
No, lui è andato proprio di ignoranza. L'ignoranza di Katita, che non ha mai avuto bisogno di fare raise per spaccarvi la testa con la spada di bambù. Sono 10. Quello è un bilico. Quello era un bilico, quel 3. No, era un 3. E mezzo. No, era un 3. Questi sono quelli che tiene. E ritira il 10. Un altro 10. Buono. Quindi sono 20, 30, 38, 30... 45, 49. Chiacchia. Prima. Più quelli di prima. È a 99. Sì, no, è oltre 100. Infatti, vedete che quando gli pianta entrambe le spade dentro, le spade o entrano in risonanza, o è lui che ha capito come funzionavano, ma si apre l'essa di entrambe e stanno strappando a metà il Mao Tsukai. Perché quelle attualmente sono fatte apposta per succarlo. Esatto. E praticamente viene strappato a metà e ogni spada ne assorbe un pezzo. Più che Mao Tsukai a questo punto, potrebbe dire è lo Shuten-Doji. Sì, qua è lo Shuten-Doji. Mao Tsukai è morto. Mao Tsukai è morto. E vedete proprio lo Shuten-Doji che viene strappato in due. E in quel momento sentite di nuovo l'aria tornare a scorrere normalmente. Prima non sentivate più nessun vento, nessun odore, nulla. Gli spettri scompaiono completamente. Lo sta ancora assorbendo o l'ha assorbito? L'ha finito di assorbire. Si chiudono le due spade. E lui crolla a terra completamente esausto. E anche perché vedete che sta perdendo una quantità di sangue che vi domandate come sia ancora possibile che lui sia solo in vita. Chi sta? Sta a tutti voi perché non c'è più nessuno da combattere. Ok, io allora interrompo il mio andare giù. Cioè, state attento, potrebbe cercare di riprendervi se è ancora vivo. Prestate attenzione, corro verso Kakita. Gli appoggio le mani sulla schiena, perché è caduto di faccia, immagino. Gli appoggio le mani sulla schiena e, mormorando una preghiera agli spiriti dell'acqua, si spegne la spada e spendo un punto vuoto. Se mai. Spendo un punto vuoto, perché di terzo. Io acqua sarebbe 3 più 5 più un punto vuoto, quindi tengo 4, prendo un re. No, vabbè, non prendo. CD sarebbe 35, 18, 20, sì. 16, 26, 34, solo quello. 37 al pelo. E lo curo di 5 più 4, 9. E in mantengo questo... la concentrazione. Ok, i kami dell'acqua però iniziano a farti vedere delle immagini mentre stai allungando le mani su Kakita. Vedi Kakita diventare padre, invecchiare insieme a qualcun altro, avere dei figli. Però ti sembra sempre che il suo peso abbia un peso sulle spalle che non riesce, di cui non riesce a liberarsi. E vedi che ci sono sempre queste due spade che sono da qualche parte in tutte le scene che vedi, o appese al muro, o al suo fianco, o da qualche parte vicino a lui. E fammi un tiro di intelligenza per interpretare i kami. 7 a 6? A fuoco. 7. 3, 4, 5, 7 K7. Tutta l'altro hai anche leggere i segni, come che divinazione. Sì. E allora puoi tirare anche divinazione. Ok, mi spendo un altro void. Quindi K8. Però forse ne ho presi troppi. 3, 6, 9, no. 3, 6, 9, 10. Bella vedere quanto... Bello. Avrei voluto prendere dei raise se possibile. Beh, ma il tiro ho fatto, però... Sono 4, 8, devi ritirare due. L'uno e il 4. Esatto. Tac. 8, 16, 33, 37, 45, 55, 65, 16, 63. 81. 81. Sì. 81, e cosa voglio fare? Ah, quello che ti stanno cercando di dire i kami ti è chiaro come il sole. Avrebbe una bella vita, ma con del peso, e potrebbe esserci qualcosa. E potrebbe anche essere necessario che per chiudere per sempre lo Shuten-Doji nelle spade sia necessario un sacrificio. Ok, ma in questo caso penso che il sacrificio sia adesso, vada fatto rituale alla Aizawa.
alla scusa, alla, si chiama? Isawa. Isawa. Adesso. Allora io faccio così, visto che ho fatto 81, se me lo permetti. Mentre sto appoggiando le mani, guardo verso il daimyo, allungo una mano e un venticello fatto di nebbia acquosa gli passa sulla faccia e lui vede le stesse cose. Ok. E aspetto un suo segno. Non posso deciderlo io. Ah no, visto che ho fatto 81, se me lo permetti, lo passo a tutti. Sì, assolutamente, senza problemi. Vedi che tengo le mani così, inizio a grondare dell'acqua, le sbatto una contro l'altra, si crea una specie di nebbiolina d'acqua che avvolge tutti e tutti vedono questa scena. E c'è il multischermo sopra di te. No, nella mente, vedete le stesse immagini con anche un po' di interpretazione già automatica, perché loro non sono esperti. E io ho ancora le mani con l'incantesimo e sono pronto lì per poggiarlo sulla schiena di Kakita. Senti la mano del daimyo che ti si posa sulla spalla e ti tira indietro. Guardo loro anche. E io abbasso la testa come un funerale. Riguardo il daimyo, riguardo giù e lascio andare l'incantesimo. Mio figlio aveva già deciso di essere morto. Così stiamo solo facendo le sue volontà. Questo non è giusto, però. È quello che mi ha detto stamattina quando è arrivato da me. Sono arrivato per finire. E ha finito. Non avrebbe voluto un secondo giorno oltre a questo. Questo era tutto ciò che voleva. La possibilità di essere nuovamente un samurai anche ai suoi stessi occhi. C'è un passo indietro, alzo i pugni, li sbatto per terra con forza e lancio Reforge e piano piano inizia a crearsi dalla terra una statua di un lupo gigante, però molto piano, ci metterà tipo un'oretta, mentre io continuo a dare dei pugni per terra in lacrime. Nel frattempo Kojiro, che è il nome di Kakita, si gira. Ida, avvicinati. Mi avvicino. Seppellite le spade dopo che avrete bruciato il mio corpo. E ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Certo. Vai dallo scorpione. Vai da Shusuru. Mm-hmm. E sfido la duello per me. Va bene. Fedele. Te lo prometto. Ti cerchi la morte. Io sono contento di essere stato un lupo. E muore. Io mi inginocchio, e abbasso la testa e comincio a piangere. Io sono tipo con i gomiti per terra mentre con la mano la stengo per far crescere veramente la statua in lacrime. Dai. Guardate, se una volpe deve piangere di uno sporco Ronin. Io sono molto ammutolito dalla situazione. Il daimyo inizia a intonare una canzone di una bellezza che vi smuove ancora di più. Tutti gli altri guerrieri della gru sono con il capo chino e stanno piangendo o mormorando qualche cosa in memoria di Kakita. E vi sembra di intravedere Isawa, il vostro compagno Isawa, che arriva vicino a Kakita, si inginocchia di fianco a lui, lo aiuta a sollevarsi e per un ultimo istante vi guardano inchinandosi verso di voi per scomparire completamente. L'avventura che era iniziata con un matrimonio finisce con un altro funerale, come già Isawa vi aveva preannunciato quando avete ucciso, cioè avete aiutato Ryuk a compiere il suo stesso sacrificio. Durante il funerale, prima cosa, fare un summon di ogni elemento, perché i kami devono essere tutti presenti a questo evento. E ce l'ho ancora, almeno un incantesimo per elemento, anche il vuoto. E poi volevo solo dare un'occhiata se Akuseki è morto.
o è solo tipo in un coma profondissimo, bruciato il cervello, ma ancora in vita? No, no. O morto morto, quindi morto, neanche morto. Il vuoto può aiutare a riportarlo. Magari lo puoi fare su di te, hai perso un po' d'anni. Sì, sì, su di me lo faccio. Poi con calma. 10 anni di vita. Proprio. Entro 8 ore, c'ho tempo. Beh, con calma, ecco, entro 8 ore. Io mi porto le spade a casa e le faccio seppellire sulla terra del granchio, sotto controllo continuo. E poi vado... Ci inviti o lo fai da solo? No, no, siete tutti invitati. Allora io probabilmente passerò tempo a studiare, prendermi qualche pergamena dalle terre del granchio e faccio tutti i cosi della terra di binding e del fuoco possibili che ci sono su dove lui ha seppellito le spade. E poi vado nella città della Fenice, dove dovrebbe essere ancora rinchiuso Umon. Ma questo lo vedremo settimana prossima. No! Perché questa non era l'ultima puntata della Legge dei 5 Anelli. Ah, ok, perché se no io ti dicevo che io abbandonavo la volpe e andavo dall'unicorno. No, dovete ancora innanzitutto dire al povero padre di Akuseki che suo fratello e suo figlio sono entrambi morti, uccisi dallo Shuten Doji. Però lui adesso è libero dalla maledizione, perché la creatura che stava dentro al fratello è stata assorbita dallo Shuten Doji, che adesso è spaccato in due. Esatto. Quindi riprendiamo subito dopo il funerale o qualche giorno dopo? Lo decideremo durante questa settimana. Nel frattempo prendiamo i punti esperienza. Yes. Perché se durante la settimana Kitsune va in giro a spargere la voce che è in grado di creare la spada più potente dell'universo. Ale, via, portano le. Una volta passata la tristezza, no? Un pelino. Un punto per la sessione. E qui ci siamo. Beh, così almeno ti spendi i pix per combattere contro Umon. Non avete scoperto elementi importanti della storia? Che il coso non era più nel scorpione, ma era nel fratello. Non era un elemento importante della storia. No, magari del padre. Non è un elemento importante. Cioè, sì, è un elemento importante della storia. Cosa? Che il padre L'elemento importante della storia è che Kakita si deve sacrificare per sigillare definitivamente lo Shuten Doji. Va bene. Tanto che cazzo ce la facciamo l'ultima sessione? Vabbè, che allora non la continuo nel bene. Avete interpretato i vostri svantaggi mettendomi in situazioni difficili? No. Io uno me lo prendo, direi. Tu sì, perché sei un casinista. Tu, però questa volta me l'hai chiamato tu, non l'ho fatto io da solo. Io ti ho detto solo sono annoiato. E poi tu ci hai messo il carico a bastoni. Hai iniziato a parlare di... Si sta facendo dei calcoli lui per decollare. Nessuno è morto. Abbiamo acquisito conoscenze di fisica, un punto esperienza. No, però avete tutti risolto un legame con Kakita, se ce ne avevate uno. No. Sì. Ma che ce l'ho? L'altro. Ah no, aspetta. Io non ce l'avevo. Secondo me qualcuno ce l'aveva. Io non ne ho scritti. No, Xian Geida. Niente. Dai, l'unico stronzo non ce l'aveva. Vai. Ma io l'avevo già risolto con lui a Ida. Hai sconfitto la tua nemesi. E ho vinto un duello. Esperienza. E hai vinto un duello. In tutto fanno 8 punti esperienza. In più tutti siete sopravvissuti a una creatura delle terre d'ombra o peggio. 20 punti esperienza. Io faccio 20 punti. Minchia. Povero Umon. Io ne faccio 12. E adesso vedremo in realtà settimana prossima che gioco useremo. Perché probabilmente non useremo la Leggenda dei 5 Anelli per l'ultima puntata della Leggenda dei 5 Anelli. Okay. Ma ci starebbe bene giocare la prossima versione. No, neanche la prossima versione. Qualcosa forse per i duelli. Sarà molto probabilmente Reflections. Ah, giusto. Che è un gioco in cui due samurai si scontrano in un duello, raccontando il come e il perché si è arrivati a questo punto. E voi mi farete da aiuto master. Certo. Quindi in teoria poi Kitsune c'ha delle cose da fare. No, vabbè, quelle le faremo. Quella che avete ascoltato oggi quindi era la penultima puntata della Leggenda dei 5 Anelli, che terminerà settimana prossima con la puntata numero 27. Se... Solo 27. Solo 27. Solo 27. Vabbè, perché ci sono stati anche due un po' di intermezzi. Se vi è piaciuta la Leggenda dei 5 Anelli, comprate la Leggenda dei 5 Anelli, ma in generale comprate giochi di ruolo. Ah, tra l'altro se non sono i miei è meglio. Scusa, non lo usate, ma mi ero preso il talento da 5 punti per avere nelle bisacce del cavallo 2 granate. Che miseria.
Per lanciare in extremis lanciava il cavallo. A un certo punto ho pensato di lanciarle le granate sugli gli spiriti non morti, però c'hanno anche tutti quelli della gru in mezzo e magari non sarebbero stati contenti. Ma non so, potevi addirittura lanciare il cavallo al galoppo con le granate accese facendo saltare tutto e fai il raggio di fuoco sul cavallo. Esatto. Bello, molto raffinato. Facevi saltare il cavallo. Beh, adesso Kitsune ha un cavallo e due granate comunque in giro per il mondo. Quali danni mai potrà combinare? Pensa se vola a 200 metri d'altezza e ti lancia la granate. Se volete comprare la Leggenda dei Cinque Anelli, passate dai link sul sito di Fumble. In realtà, qualunque cosa dobbiate comprare, passate dal link sul sito di Fumble, anche se non è quello che volete comprare. Se cliccate su abbiamo giocato a la Leggenda dei Cinque Anelli e arrivate su Amazon da lì, non importa cosa compriate, ci darete dei soldi. Dato che questa inizia la settimana del Black Friday, sappiamo che comprerete qualche cosa, fatelo. Tra l'altro date Black Friday sarà il giorno della nostra puntata, quindi... e sarà il giorno in cui probabilmente io la butto lì, ma chi lo sa. Se passate su fumblegdr.it/shop ci potrebbe qualcosa. Essere un bundle di roba. Esatto, un bundle di roba. Domenica, Fagita. Quindi dopodomani c'è Immaginaria alla Fabbrica del Vapore a Milano. Se non vi siete ancora registrati, fatelo, avete ancora tutto domani per farlo. È meglio se vi registrate, perché così siete sicuri di avere un posto al tavolo, dato che sono contati e numerati. Aggiungi un posto al tavolo. Ci sono 4 tavoli di Clotos e Gattai, 2 e 2 in tutto. Quindi se volete giocare a Clotos o a Gattai, iscrivetevi adesso, potete farlo o dal sito di Immaginaria o se andate su fumblegdr.it nella sezione blog c'è il posto dove potete iscrivervi. Detto questo, fate like su Facebook, iscrivetevi su YouTube, recensioni su iTunes, scriveteci tutti i messaggi che volete, noi siamo sempre molto contenti. Grazie a Stefano Cagliazzi che ci ha mandato i regali dal Giappone. Grazie Stefano. Ah giusto, tu devi dare qualcosa a me. Sì, adesso a Claudio Pustorino è già stato consegnato il dado giapponese, per cui non l'abbiamo potuto usare perché se l'è già portato via. Maledetto Pustorino! C'è una spilletta di porco rosso per te. È il mio preferito. Sì. Però ah, io ho un amuleto dei kami che proteggono casa mia adesso. Quindi mi va bene la protezione dei kami. Ok. Mettiamola così. Ci grazie, sta. Stefano. Anche perché in casa tua è vero, cioè sono dei kami molto potenti, quelli del gas. I kami del gas e soprattutto i kami dei dadi. Che dei vicini. Pare, esatto. Sono estremamente potenti i kami del dadi. Cosa hai fatto quando hai fatto il tiro nascosto? E io ho scelto destra? Aveva perso Kakita. Ha perso Kakita quando io ho scelto destra? Per quello ho lasciato scegliere a voi chi fosse alla mia destra e alla mia sinistra, in modo da rendere la cosa più divertente. Grazie per aver seguito anche questa puntata della Leggenda dei Cinque Anelli. Secondo me quel combattimento sarebbe molto bello, tipo animato, tipo cartone. Sì, anche perché veramente so che mi farò male, ma ti devo uccidere. A chi? Ah, Kakita. Kakita contro lo stronzone. Noi ci sentiamo settimana prossima con l'ultima puntata della Leggenda dei Cinque Anelli, non mancatela. Buonanotte! Staccato, Non ancora, adesso. Ah.